E quello che state ascoltando è Fumble. Ultima puntata dei Cinque Anelli di Fumble. Almeno dei lupi. Almeno dei lupi. Una campagna epica durata tantissimo. 27 episodi. Che nella classifica delle puntate delle campagne di Fumble è la terza più lunga. E considera che per me 27 episodi sono il minimo sindacale. È tipo lo stipendio minimo. Io mi sono vestito a tema con la puntata. Io non ho mai giocato una campagna così lunga in realtà nella mia vita, quindi nella tua vita? Sì, io sono sempre stato un giocatore da robe corte. Ma quindi... io la gruppo l'ho giocata con più lunga, l'ho giocata con Claudio 5 anni tipo. Sì. E non è stata la mia più lunga. Con Marco. La mia più lunga è stata più lunga. Ciao Rita. Ciao Ecchi, ciao a tutti. Allora, innanzitutto grazie per aver seguito i 5 anelli per 27 episodi. Esatto. Grazie. Quelli che ci hanno seguito tutte le puntate. Spero che vi sia piaciuto il finale, diciamo. Questo qua è il post credit. Questo è il vero finale, mi sa. È tipo il ritorno degli Hobbit. Alla Contea. Il quarto finale dopo quello il finale. Che nel film tagliano, ma in teoria è una delle parti focali del libro. Se me lo metti così, io già c'ho la... mi viene orticaria. Perché? Gli Hobbit. È come il piccolo principe i nani. Ecco. Aspetta, però non ti fa cambiare idea il fatto che è il momento in cui gli Hobbit tornano e dicono: "Mica, questi Hobbit non fanno mai un cazzo. Noi siamo veramente adulti?" No. No, ok. Un po' come me, Evano. Allora, prima di iniziare la puntata di stasera, un paio di cose importanti. Prima di tutto, è ancora il Black Friday e fino a domenica c'è il bundle di Gattai e Clotos sul shop di Fumble GDR a 23 euro invece che 29. In più, se avete Gattos. Clotai. Se avete già preso i manuali o ne avete preso uno e volete l'altro e viceversa, c'è anche il codice Black Fumble da usare per avere uno sconto del 20% non sul bundle. Chiaramente. Evidentemente. Oppure se volete comprare il bundle e regalarlo a qualcuno a Natale, vi costa poco, fate una bella figura. Esatto. E lo spediamo il prima possibile, quindi vi arriverà sicuramente in tempo per Natale. Andate fumblegdr.it/shop. L'altra cosa importante, volevo ringraziare Andrea Cominacini e tutto il resto dello staff immaginario per la bellissima giornata. Sono riusciti a farmi stare a una fiera a me tutto il giorno, che non è una roba da poco. Sei addirittura arrivato al mattino. Penso che non sia mai capitato da quando mi conosci. Forse un Lucca, ma perché sei obbligato e non puoi più andartene, non puoi scappare. Esatto. Ma cercavi di rintanarti da qualche parte. Invece lì no. Bravi. È stata una bellissima giornata. Io ho preso 4 magliette. La voce ancora mi manca da immaginaria. Però grazie anche a chi è venuto a giocare, a chi ha partecipato, sia a Clotos che a Gattai. Ultima cosa, se non avete giocato a Clotos, potete venire a farlo domani al Club 27, perché c'è la giornata di convivio ludico che fa giocare anche a Clotos. Yeah. È stato bellissimo quando avete spiegato i giochi l'altra volta. Quando spiegavano i giochi, con tutto rispetto per i giochi degli altri, però erano 9000 parole, no? E il gioco è un gioco fantasy, hai detto tipo è un gioco fantasy ambientato dove c'è il percorso dell'eroe, tipo Cavaliere della Tavola Rotonda. La sintesi. Il dono della sintesi. Detto meglio. Sì, però più o meno il succo era questo e le parole più o meno quelle. Perché ho il dono della sintesi. No, cosa importante invece per stasera è che, pur essendo l'ultima puntata della Leggenda dei Cinque Anelli, non giochiamo la Leggenda dei Cinque Anelli. Esatto. Ma praticamente sì. Giochiamo con i personaggi della campagna della Leggenda dei Cinque Anelli, ma giochiamo a Reflections, che è un gioco di Jim McClure, che trovate su DriveThruRPG, è anche scontato oggi, quindi lo trovate a 8,40€ in PDF. Che li vale. E li vale tutti, anche perché dentro al gioco ci sono anche delle ambientazioni extra per giocarlo in altri contesti, compreso WrestleMania. Sì. Quindi io ce l'ho già, e quindi facendo delle Reflection. Grazie.
Reflection è un gioco in realtà per due giocatori. Sei un idiota. È un gioco per due giocatori in cui due samurai si sfidano a duello e rivivono i momenti della loro storia condivisa che li hanno portati a questo scontro. E noi vedremo lo scontro finale tra Ida e Umon, lo scorpione. A meno che Umon non venga sfidato da Ida e dica no, me ne vado, e finisce la puntata. Non puoi, in questo gioco non puoi rifiutare il duello. Prima di tutto questo però io chiederei a voi che cosa è successo dal momento in cui siete partiti dai territori della gru fino a quando siete arrivati ai territori della Fenice. Pensavo dicesse quando siete partiti dal leone. No. Il riassuntone. Il riassuntone mi stava già venendo l'anziano. Se vuoi è l'ultima puntata, facciamo partire Carry On My Wayward Son. Dai, alla fine lo facciamo, non prima di spegnere. Non si può, perché sennò la SIA ci ammazza. La metto io se vuoi, faccio Carry On My Wayward Son. Mi sa che non puoi uguale. Beh, se canto così sì. Ok. Se canto così sì, se canto bene no, però così. Ok, cosa è successo quando siete andati dalla gru? Per arrivare fino a Umon era nei territori della Fenice. Era in prigione. Era esatto, nella prigione della città dei ricordi della Fenice. Della finta Fenice. Ah, ti chiedo però una questione di contesto. Sì. L'esercito del granchio e l'esercito del ragno. Come è andata a finire? Lo racconterai tu. Ah, lo racconterò io. Va bene. A proposito di questo, allora ti faccio una proposta, Gianni. Vai. Facciamo tipo che lo scontro è un po' dopo. Un po' dopo rispetto a tipo che? Due mesi. Beh, tanto avreste dovuto comunque fare un bel pezzo. È vero che tu hai il cavallo, però lui no, quindi. No, ma perché io immagino maestosamente magari cavalcato. Tu visto, minchia, barando, con gli spiriti sono buoni tutti. C'ho 15 pix da spendere, potrei prendermi grandi abilità. Anche io avevo 22, quindi. Perché no, nel senso che tu magari prima di andare a fare il duello con Umon, mi immagino tu abbia sistemato la situazione con esercito del ragno, tizi della gru riportati a casa, tizi del granchio riportati a casa. Quindi spade. Mentre tu spade buttate in quel posto. No, charade. Esatto. Quindi mi immagino che sia passato un po' di tempo, che tu non sei andato diretto. No, allo no certamente. Okay. Certamente. Okay. Dato quello è imprigionato. Quindi. Allora, sicuramente Kitsune è tornato dalla volpe. Ha speso gran parte dei pix che ha guadagnato per far spargere la voce per quanto si poteva di quello che è successo, e Kitsune è stato uno dei protagonisti. E ha cercato di iniziare a chiedere al padre, visto che ci ha contatti un po' con tutti, se magari un'ambasciata della volpe nelle terre dell'unicorno non sarebbe stato male. E ha iniziato a buttare lì il seme, però poi ha deciso che è metallo, però ha deciso poi, chiaramente ha saputo che Ida stava andando, allora ha detto pausa un attimo. Aspetta. Papà, ne riparliamo dopo, c'è una cosa un po' più importante da fare al momento. E ho preso delle frustate. Beh, quello mi sembra il minimo. Ma mi sono trattenuto dall'incenerire mio padre, perché è maturato Kitsune. Invece Ida? Allora, dunque, Ida è tornato a casa insieme alle spade e insieme a Kitsune prima che tornasse dalla volpe. Le spade sono state seppellite in una cantina. Scusa, vicino. Io mi sono deinvecchiato. Va bene. Dalle parti come Doc quando torna nel futuro. Si può fare un ringiovanimento. Va bene. Io me lo posso fare. Mi sembra giusto. Le spade sono state seppellite con tutti i riti e controriti da parte di Kitsune, da parte degli inquisitori. Quindi. E ci è voluto un po' di tempo perché poi da Kitsune sono stati provate. Certo. I sigilli. E si è fatto molto male, ma funzionavano. Ma funziona. E sono stati rimessi. Sono stati rimessi. Dopodiché naturalmente ha aspettato il ritorno del padre, che è tornato. L'esercito del Granto ha avuto la meglio rispetto agli eserciti del Ragno. L'imperatore, pur lasciando al Ragno la dignità di clan imperiale, chiaramente ha ridimensionato le loro ambizioni, ha concesso al Granchio di avanzare di qualche miglio il proprio confine sui territori del Ragno, a presidio ulteriore. Dopodiché, dopo il ritorno di mio padre, sono andato a pregare sulla tomba dei bambini che Takatoshi Tsuneshiro aveva ucciso, riportando sostanzialmente l'onore su quelle tombe dopo avendo riportato la giustizia. L'hai sepolto? Lui? No, lui è ancora la marcire.
E la marcire no, perché gli è andato fuoco prima che diventasse uno morto, però sì, il concetto è quello. Anche perché lasciarlo lì a marcire di fianco alla statua dove è morto Kakita. No, vabbè, chiaro. È stato altro di fianco a un pezzo di ossidiana grosso come una colonna, esattamente. Quindi no, è stato debitamente bloccato. Sono andato a pregare sulle tombe, dopodiché mi sono preparato mentalmente ad affrontare il duello con Umon, sapendo che affrontando uno scorpione avrei potuto tranquillamente morire. E quindi ho salutato tutti, sorelle, fratelli, padre, gli ho spiegato la situazione, mio padre mi ha dato la sua benedizione, con uno dei suoi abbracci va in guerra, cerca di tornare. Dopodiché mi sono preparato a partire. E a seconda di com'è il territorio ti vengo a prendere io, Kitsune. O mi è arrivata notizia e l'ho raggiunto, tanto sono a cavallo. Esattamente. Questo è sostanzialmente quello che ho fatto. Due parole su Reflection. Ah, una cosa, tutto. Scusa. Dimmi. Una cosa di colore. Durante la battaglia tra gli eserciti, accidentalmente quella che poteva essere la tua futura sposa ha avuto un incidente. E quindi sei libero da impegni di natura matrimoniale. E mio padre ha perso una minaccia. Ha perso, scusa, una cosa con cui minacciarmi. È stato. Vedi che Tsun è particolarmente allegro in questo periodo. Esatto. Ha sofferto per un po' per esatto. Kakita, però poi improvvisamente ha ritrovato l'allegria. E ha anche pagato qualcuno per spargere la voce di Sinara di una volpe a cavallo. Okay. Vai. Allora, due parole su Reflections, che è un gioco per due persone. È composto da 5 scene in cui i samurai appunto ricostruiscono il proprio passato condiviso. Le 5 scene sono 5 scene ben precise e sono: quando eravamo amici, quando hai superato la linea, quando mi hai tradito o comunque non sei è stato di parola, è scoppiato il guaio, quando abbiamo cercato di fare pace e quando siamo arrivati a sguainare la spada, che è il combattimento finale. In ognuna di queste scene quindi sono quasi tutte inerenti al combattimento tra Ida e Umon. Sì, okay. O perlomeno al rapporto tra Umon e i lupi, dato che stanno nel passato di entrambi. Ok. Durante queste scene ognuno, prima di iniziare la scena, sceglie quale sarà l'obiettivo. Sì, questa è una delle schede. La vostra è una scheda e ve la condividete, perché il personaggio è uno solo. E il personaggio è uno solo, non ha stampato una scheda in più, perché chi perde il duello alla fine deve strappare in due la propria scheda e consegnarla all'avversario, perché sono le spoglie. I master stronzi te le fanno plastificare. Esatto. Ore per fare ridenti, perché devi soffrire. Mi sembra giusto. Allora, dicevo, in ognuna delle fasi si sceglie qual è l'obiettivo del proprio samurai in quella scena. Okay. E ogni scena ha un suo canovaccio di obiettivi tra cui scegliere. Chi riesce a ottenere il proprio obiettivo prende dei dadi, chi non ci riesce prende degli altri dadi che poi... Ma ci riesce a scelta tua, perché non c'è il master, no? A scelta di tutti e due, cioè tu per primo dici: sono riuscito a convincere l'altro che avevo ragione io? E quello potrebbe essere evidente o no, oppure si discutono. Chiarissimo. Quando si arriva all'ultima scena, il combattimento si esaurisce in un solo tiro di dadi, che è l'unico colpo mortale del duello dei samurai. Gemon. Questo è più o meno riassunto tutto il gioco. Bello. Ci saranno dei dettagli, ma immagino che li vediamo scena per scena. Li vediamo più avanti. Intanto, quello che vi posso dire è che quando siete arrivati alla città dei ricordi, siete stati subito contattati da il ragno. Che ha mandato il papà di Akuseki. Che ha mandato il suo omino a portarvi un messaggio chiedendovi di raggiungerlo a palazzo. Noi chiaramente gli abbiamo mandato il corpo prima di andare a noi a fare i nostri giri. Sì, chiaramente. Va bene, abbiamo mandato un messaggio dicendogli che abbiamo portato il corpo finché non è arrivato qualcuno di ufficiale a ritirarlo, dopodiché naturalmente l'abbiamo lasciato a loro. A chi di dovere. Esattamente.
E quando arrivate nella sala del daimyo siete completamente soli, non ci sono guardie, non ci sono inservienti o chi per loro. Io mi sono rifatto la maschera. Tu ti sei rifatto la maschera. E insieme al padre di Akuseki c'è solo Umon, che non è più in prigione evidentemente. Anche perché era 3 mesi fa per una rissa nel frattempo. Beh, la legge Rokugan è tosta. C'è Dread. E quando entrate... Ma è un po'... se li incontriamo in maniera pseudo informale o nella sala del daimyo inginocchiati? No, informale. Okay. Anche perché ormai lui sa che sapete che non è un daimyo, certo, quindi... Chiaramente. Non ci tiene più nemmeno a mantenere... la facciata, anche perché non ha più nessun dovere nei confronti di Rokugan in questo momento. Lui. Il suo unico dovere, fratello è morto, era contenere quella roba, e quella roba adesso è divisa nelle spade che ha Ida. Quindi l'enda. Io ho perso pure il figlio e il fratello. Il figlio, il fratello, probabilmente la moglie, non sapete che fine abbia fatto, non l'avete mai vista, no. Forse era già morta. La famiglia felice quella della fenice. Insomma. Prendi la scheda del tuo personaggio. Oop. Perché si inizia con il prologo. Tu okay. sarai il giocatore 1. Ok. Il prologo va letto frase per frase. Mm-hmm. E a testa, quando c'è scritto giocatore 1, tu completi la frase. Giocatore 2 la completerò io. Ok. La prima frase è: era un tempo. E qua racconta che quando questo duello avviene. Potrebbe essere tarda primavera, come potrebbe essere un periodo di scontri, di tumulto interiore o di qualsiasi altra. Quindi per adesso non sono nella parte quella che si stanno proprio scontrando. Non ancora. Allora, era un tempo in cui l'affanno e la velocità di concludere le missioni era finito. E con la pace degli uomini d'onore si cercava di rimettere a posto ogni cosa che non era più al suo posto. Ok. Dillo con poche parole e scrivilo. Ok. Perché poi lo dovremo rileggere all'inizio del duello finale. Il duello finale. Figo. Quindi... era un'epoca di pace ritrovata, più o meno. Mm-hmm. Ci troviamo sulle spoglie di quello che sono stati i lupi, perché questo palazzo identifica tutto quello che i lupi hanno fatto di nascosto dagli altri, senza parlarsi mai, e da un lato anche il servizio che hanno dato all'impero senza che nessuno riconoscesse il loro valore. Altro che scorpioni. Siamo noi veri ninja. Sulle ceneri dei lupi. La frase successiva è: ricordo quando eri un'altra persona. Ricordo perché? Quando eri una persona da proteggere. Di recente. O molto in là con il tempo. Chi lo sa? È Ida che lo sta pensando. E questo duello è iniziato quando sono stato un codardo, perché io sono un mondo. Il tuo nome? Il mio nome è Ida Kakunoshin. Sei? Il figlio del daimyo del granchio. E amico di Kakita. E non puoi permettere... che queste azioni rimangano... impunite. Il mio nome è Shosuro Umon.
e sono colpevole e non posso lasciare che queste azioni vadano dimenticate. Quando entri nella sala del daimyo, che comunque, ripeto, è informale e non ci sono altre persone oltre a voi, Umon vi guarda e vi dice: vedo che neanche Kakita è riuscito a sopravvivere. Un samurai è sempre pronto a morire quando padroneggia la via. Quindi ha accettato ciò che ha fatto. Perdonita. Kakita ha accettato di essere l'ultima disperata zanna del lupo. E grazie a quella zanna abbiamo distrutto lo Shuten Dōji. Lui non è mai stato un Ronin, è sempre stato un samurai. Aveva solo bisogno di ricordarselo. Qui siamo col padre, no? E Umon. Quindi loro, in teoria, onore. Gli scorpioni un loro onore ce l'hanno. Sì, certo, però dagli altri vengono visti un po'. Sì, meno. Esatto. Kakita era molto più di un Ronin. È riuscito a insegnare, o almeno è stato un Ronin che è riuscito finalmente a far capire a un samurai parole che riteneva abbastanza esagerate. Quando si dice che la parola del samurai è più salda del metallo, sì, ma si può plasmare. Kakita non era così. Kakita era un vero samurai. Senza dubbio. Hai niente da dire a Umon? Shuzuru Umon. Cenno al daimyo. In nome di una promessa che ho fatto a Kakita, io ti sfido a duello per compiere il suo volere e compiere il tuo destino. Mi sembra giusto e non posso certo esimermi questa volta da affrontare il destino che mi sono scritto con le mie stesse mani. Accetto il tuo duello. Questo ti rende onore. Scegli il luogo e l'arma. Il luogo dove tua sorella ha affrontato Kakita. L'arma, la spada. L'arma di Kakita. Il padre di Akuseki si alza, vi mette una mano sulla spalla a ciascuno di voi due e vi dice: per ringraziarvi di tutto quello che avete fatto anche per mio figlio, lasciate che sia io a preparare tutto ciò che è necessario in modo che questo duello sia un vero duello. Grazie a Kuseki-san. Vostro figlio era una persona che non amava far vedere quello che era davvero, ma ha portato da solo un fardello per tutti noi enorme. Nessuno di noi sarebbe stato capace di portarlo come l'ha portato lui. L'avevate addestrato davvero bene. Io gli metto la mano sulla spalla e dico: il Akuseki è stato forse uno dei più grandi in molti sensi. Faccio una risatina. Uno dei più abili anche questo in molti sensi. È un grande onore che voi partecipiate a questo e so che per la Fenice è stato sicuramente un periodo difficile, anche se ha compiuto tutto quello che doveva compiere nell'ordine celeste. Ma è risaputo che le Fenici spesso risorgono dalle loro ceneri. E questo non viene forse chiamato le ceneri? Speriamo che questa Fenice sia in grado di riprendersi da ciò che è successo. Il padre di Akuseki prepara intanto un carro per trasportare sia te che Umon al luogo dove Kakita ha sfortunatamente ucciso la sorella di Umon, e prepara anche tutti i documenti in modo che sia un duello ufficiale
anche per l'impero, in modo che nessuno possa contestare l'esito di quello che succederà. Che appena usciamo dal demo, aria tesa, eh? un po'. Penso che la volpe mancherà il poter effettuare un duello. Di solito non accettano mai. Contro uno Shugenja è tutto molto più difficile. D'altra parte vogliono combattere con la spada. Non so neanche da che parte si impugna in fondo, se non durante la mia, il rito in cui passaggio, del passaggio ad adulta, che non mi ricordo come si chiama, che ci avevo scritto. Durante il Genpuku. Ah. Probabilmente è l'ultima volta che ho impugnato una lama in maniera consona. Genpuku. È stato forse l'unico momento. Beh. Spero che tu te... Come mai hai scelto la spada? Era l'arma di Kakita. Ma tu la sai usare? Certo. Ti facevo più da pa 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 pa. Sicuramente sono più da pa 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 pa, come dici tu, Kitsune. Solo che non sarebbe stato uno leale. Perché... Nel senso che lo sfondavi? Beh, diciamo che il martello è un'arma d'elezione del granchio. Pochissimi scorpioni lo sanno padroneggiare molto bene. E quindi non sarebbe stato... Ah, perché dovete scegliere la stessa arma. Non sarebbe stato degno di Kakita. Mi sembra sensato. Beh, hai battuto Kakita comunque in duello. Mi ha lasciato vincere. Ti ha lasciato la prima mossa. Mi ha lasciato vincere. Giusto, perché la prima mossa è quella che vince. Meno male che non hanno mai accettato di fare duelli con me. Beh, dipende dal tipo di mossa che tu potresti fare. Beh, ai tempi non potevo incinerire le cose a 500 metri di distanza, quindi... Sappi che comunque i kami sono con te, perché i kami sono dalla parte di Kakita. Grazie, Kitsune. E al massimo i kami ti porteranno nell'altra vita, nel paradiso degli eroi. Stai tranquillo comunque, non ti chiederò di vendicarmi qualora dovessi perdere. Ok, mi sembra sensato. Sei più utile da vivo. Ottimo. Se dovessi morire, posso avere il tuo martello? Perché no? Ti scriverò. Voglio fargli vedere il mondo. Ti scriverò un messaggio. Se io dovessi morire, ti scriverò una lettera per mio padre, dicendogli di consegnarti il mio martello. Non morire, però. Mi immagino Kitsune con il martello sul tappeto volante che canta il mondo. Ti farò vedere il mondo abbracciando il martello. Va bene, va bene. Dopo un paio di giorni di... portarlo in Italia. Un paio di giorni di carro vi portano più verso il centro dell'impero, nei territori del leone in realtà. E infatti il luogo che poi è stato scelto da te per il duello è stato addobbato anche dalla famiglia Matsu, che pure deve un sacco ai lupi, e che è anche dove tutto questo è iniziato. Scusa, mentre siamo sul carro faccio... Mi sono dimenticato di chiedere a Kusaki-san se voleva provare a volare. Grande Rodrigo. Non possiamo tornare indietro adesso, perché è una cosa seria, giusto? Quindi... Tendenzialmente sì. Dovrei tenerti la richiesta per il ritorno. Quando tornerò. Però, visto che arriveremo nella Terra del Leone, forse Matsusama potrebbe... Sì, ma non è mai stato... La volpe non è mai stato troppo simpatico. Però è lì che abbiamo conosciuto la volpe. Sì. Ne abbiamo guadagnato la Bayushi maschera. È anche successo che, se non fosse successo tutto quello che è accaduto dopo, dove 3, 4, 5 dei ci hanno protetto e benedetto, sì, saremmo andati tutti contro la fine orribile per colpa del leone. E ne sono comunque morti almeno 4. Sì, esatto. Credo anch'io, sì. Non lo so. Hai ragione, non c'è. È il leone, non lo so. La famiglia Matsu ha praticamente preparato una pedana, in modo che il terreno non dia vantaggio a nessuno dei due, e hanno chiamato un po' di persone che erano sicuramente interessate a vedere la conclusione di questo duello. Tutti praticamente quelli che abbiano mai avuto a che fare direttamente con i lupi. Umon è già sulla pedana, la spada è ancora infoderata. E la prima scena di quando voi eravate amici sta a te. Allora, basta, c'è solo questa e questa di scheda. Sta a me in senso descrittivo. E deve tutto ritornare a questo, quindi. Sì.
sta a te è proprio impostare la scena e vedere che cosa succede. Ricordi agli spettatori, perché io chiaramente me lo ricordo benissimo, per com'era in breve la faccenda di Umo e della sorella? Allora, la sorella si camuffava da uomo. Umon e la sorella facevano finta di essere la stessa persona. Ah, ok. Perché erano due tipo fratelli. Tipo Chip e Chop. Sì, erano due fratelli gemelli. Non entrambi, Chip e Chop, scusa, qua. Entrambi molto androgini, quindi non era chiaro né... Cioè, parlandoci magari sarebbe stato evidente, però nei brevi scambi che... Poi sono scorpioni, che davano, avevano la maschera. Si fingevano un po' meno di quello che erano. E quindi non era, per voi era sempre solo Umon. Non è mai stato nessun altro. Lui era una persona, era Umon. Ogni tanto sembrava che avesse la testa tra le nuvole, si dimenticava delle cose che gli avevate detto, però sembrava una roba. Ma questo da normale. Missione a missione, non missione, intramissione. No, in genere da missione a missione. L'unico che sapeva che erano due persone separate era Kakita. Beh, d'altra parte se ne sarebbe accorto, visto che in teoria Kakita era innamorato della sorella di Umon e voleva sposarla e portarla via. Il problema, sì, avevano fatto sesso, Roberto. No, erano amanti, potevi dire, se erano amanti anche. O era solo l'amore quello... No, non era amore platonico. Visto da lontano. Dato che però loro non sono degli scorpioni, sì, ma non sono in realtà della famiglia Shusuro, ma sono della famiglia Goro, che sono quelli maledetti e sì, che hanno la maledizione. Quando tengono a qualcuno quello muore. Esatto. Umon era molto legato a sua sorella. Yes. Il che l'ha praticamente condannata a morte, perché quando Kakita ha deciso di sfidare a duello Umon, ha ammazzato la sorella. Lui ha ammazzato per sbaglio la sorella. D'altro canto la sorella era maledetta, quindi Kakita ha dovuto morire. Comunque, per tutto questo. Bravo, bravo Kakita, che dice riusciva a distinguere, non nel duello, quindi riusciva a distinguere solo quando erano nudi. Sono buoni tutti però lì così, eh. Era già un pezzo avanti rispetto a noi, che ce li siamo tenuti tutti e due. Vestiti? Esatto, vestiti per mesi. Sai com'è? Comunque questo era il riassunto del rapporto. Okay. Poi vabbè, lui ha ammazzato la tizia, è diventato Ronin, Umon è sparito. Noi quando è che abbiamo scoperto della sorella all'inizio della campagna? All'inizio della campagna. Voi sapete, quello che sapevate prima che iniziasse la campagna è solo che si erano sfidati a duello. Non avete capito bene che cosa fosse successo, perché l'hanno fatto in segreto senza dire nulla a nessuno di quando e come l'avrebbero fatto. E poi Kakita è sparito. E Kakita è sparito. Quindi Kakita ha ucciso Umon in quel duello, per quello che sapevamo pre-campagna. Sì. No, non sapevate nemmeno se l'aveva ucciso, perché Umon nessuno si è più avuto notizie, quindi... Okay. Però Kakita era vivo, lo sapevamo. Che Kakita fosse vivo lo sapevate. Però sparito, cioè nel senso non più nel gruppo. Ok. Allora, il tempo in cui eravamo amici. Allora, il tempo in cui eravamo amici risale all'inizio dei lupi. E la prima cosa all'interno del gruppo era vincere la diffidenza verso lo scorpione, poiché il gruppo era assortito comunque da clan che avevano un senso dell'onore abbastanza sviluppato in linea con il codice del samurai. Gli unici che si distanziavano abbastanza erano gli scorpioni. Ida, nel suo essere, diciamo, idealista, riteneva che comunque bastasse l'influenza di persone sulla retta via del samurai per portare gli altri dalla propria parte. E quindi all'inizio, in maniera estremamente aperta e spontanea, ha cominciato a coinvolgere nei dibattiti lo scorpione per far sì che si vincesse quella diffidenza che all'interno c'era. E mano a mano, soprattutto, appunto, e lì è nato anche il sodalizio tra Ida e Kakita, solo che naturalmente Ida non aveva intuito che Kakita lo faceva per amore, vedeva che comunque anche Kakita seguiva questo tipo di linea e che quindi lo scorpione era sempre più coinvolto. Per cui c'è stato un momento in cui è diventato naturale considerare gli scorpioni davvero come parte dell'impero. Ok. Questo è il setup della scena. Devi scegliere un obiettivo senza dirmi qual è. Tra questi che ci sono segnati, se vuoi leggerli, così anche chi ascolta sa che cosa dobbiamo scegliere. Ok.
Ah, il primo è generico. Esatto. Scegli un qualunque obiettivo, è quello che ti dà meno dadi se riesci a ottenerlo. Esattamente. Ti dà un dado. Ti che servono per il tiro finale dello scontro samurai. Esatto. Esatto. Due dadi invece. Get your rival to agree to do something for you in future. Cioè, praticamente porta il tuo rivale ad essere d'accordo a fare qualcosa per te nel futuro. Con tre dadi fai fare al tuo fatti dare dal tuo rivale un oggetto personale. Esattamente. Quattro dadi. Porta il tuo rivale a rivelare la sua più grande debolezza personale. Scegli uno di questi, io ne scelgo uno per me e poi vediamo che cosa, chi riuscirà a ottenerlo. Poi, dato che tu sei il giocatore 1, inizia la scena in cui dialoghiamo su qualcosa. Tu puoi fare qualunque personaggio dei lupi è sia dentro. Necessario. Okay. Ok, io sono... siamo al fuoco. Durante una delle N varie missioni in cui i lupi vengono coinvolti, non particolarmente difficile, quindi una di quelle missioni tipo acchiappa il ricercato che ha fatto delle cose nefaste, rincorrilo in giro per l'impero e vallo a acchiappare. Siamo nella fase in cui non l'abbiamo ancora trovato, ma siamo vicini, abbiamo allestito il campo per la notte e stiamo parlando intorno al fuoco davanti al sakè. E c'è Xiang che dice: e quindi è per questo che ci alleniamo per anni e anni in completa solitudine, altrimenti non si riesce a ottenere la perfezione del corpo e del proprio spirito. E a cosa servirebbe la perfezione del corpo e dello spirito se è fine a se stessa? Per raggiungere il posto, per sapere qual è il posto esatto nella gerarchia celeste. Lo puoi sapere solo se sei in equilibrio con tutto, altrimenti sei contro, stai rallentando lo scorrere di tutto. Se invece entri a far parte del tutto, scorri con esso. Bah, io onestamente non ne capisco veramente l'utilità e il pregio. È molto più utile sapere qual è il proprio posto all'interno dell'impero e qual è il nostro scopo nei piani dei nostri signori. E Kitsune dice: sì, beh, non è in realtà così importante quello. Poi, lo so, l'importante è che ci sono dei samurai come noi che stanno andando a fare del bene dell'impero e hanno scelto le persone più adatte. E siete stati scelti appunto da uno scorpione. Beh, alcune cose gli scorpioni le sanno far bene. Io trangugio un bicchiere di sakè. È tutto molto interessante. Ognuno sa fare le sue cose, gli scorpioni sanno fare le loro cose un po' qua, un po' là. I granchi sanno spaccare. E i draghi sanno rimanere... Le mantidi sanno vendere le cose. E i granchi sanno... scusate, i draghi sanno unicamente quale sia il loro posto nella volta celeste. Anche quello secondo la volpe è sopravvalutato. Oh beh, sì. Tutti i clan dell'impero guardano gli altri clan in maniera diffidente. È la natura stessa dell'impero. Ma tutti i clan guardano in maniera diffidente gli scorpioni. Eppure perché? Sono... Eppure sei così simpatico. Eppure sono sicuro che se ci fosse qualcuno a cui io dovessi chiedere... di sgarrare pur di ottenere ciò che è giusto per l'impero, qua troverei qualcuno di disposto a farlo. E guarda verso Ida, mentre qualcuno sarebbe troppo perso nelle proprie idee che vivono solo di vuoto e aria. Le volontà dei kami sono infinite e sono poco comprensibili. Come Ida si è allenato per decenni per capire il suo posto, lascia il posto dei kami a chi se ne intende. Si è allenato per decenni. Sì. Io Xiang, ho fatto ammazzate su un muro. Come... Ah. Più allenamento. E anche Akuseki. Scusa, sì, Akuseki si è allenato per decenni. Ah, sì, certo. Si dice che sia in grado di passare sotto una spada di bambù appoggiata su due barattoli. Ah, guarda, io ho sentito dire che è fatto d'acqua. Talmente corre via dalle stanze. Vero, Akuseki? Io non so di cosa stiate assolutamente parlando. Credo di aver sentito però un rumore un po' più in là. Andrei a fare un controllino. Un corsetto che cade? Possibile.
Non so cosa sia un corsetto, neanche, ma si sta cadendo. Ne parlavamo gli unicorni. Guarda, se la direzione è quella del villaggio, prego, vai pure. No, non tornerei verso il villaggio. Credo di aver esaurito la mia fortuna al villaggio. E Kitsune sempre dice: Kakita, però mi raccomando, non parlare troppo, perché sennò ci disturbi e non riusciamo ad andare avanti con le conversazioni. Bisogna spiegare tutto come ci si mette. Io credo che... questo è Umon. Credo che comunque noi siamo stati scelti per un motivo ben preciso. Perché mettere insieme una squadra così diversificata che si deve comportare comunque come uno scorpione? Come uno scorpione? Cioè, siamo dei lupi. Siamo dei lupi, ma stiamo agendo di nascosto, stiamo agendo senza che nessuno ci dica bravi, ottimo lavoro, e stiamo agendo comunque per il bene dell'impero senza che l'imperatore probabilmente lo sappia. Ma siamo veloci, quindi siamo dei lupi, non degli scorpioni. Siamo in branco, hai mai sentito parlare di un branco di scorpioni? No, ma una tana sì. Ma ci muoviamo. Anche gli scorpioni escono per cacciare. Non lo so, credo che il gruppo abbia un atteggiamento un po' più da lupo. Il nome è adatto. Non lo so, io... E l'ha scelto uno scorpione poi, quindi... Ma non mi risulta, però... Non è stata Bayushi-sama? Bayushi-sama? Ma da quello che so io è lei che ci chiama, poi da qui a dire che è lei che ci abbia scelto, non lo so. Questo è dopo, è altro che da te perché hai scelto tu il periodo, è dopo la missione che ho fatto io solo con Xiang? Dopo, sì. Ok. Beh, se non la volpe non ricorda male, è stata Bayushi a suggerire la cosa. Non lo so, guarda, su questa cosa... Giusto, Xiang? Non ho grande memoria. La volpe è confusa. Cosa? Il nome dei lupi, da dove arriva? È stata Bayushi, sa? Sì, è stata Bayushi. Io nel frattempo bevo. E nel frattempo sentiamo un rumore nella foresta, ma non dalla parte dove è andato Akuseki, dall'altra parte. Akuseki ha sempre il dono di sparire nel momento in cui sia più necessario, ovviamente. Tranne l'ultima volta. Per lui. Per lui. E Umon si alza, vi guarda e dice: credo che sia arrivato il momento di agire invece che restare a parlare intorno a un fuoco come fanno le volpi. È bello il fuoco, ci abbiamo messo secoli per scoprirlo e lo custodiamo come qualsiasi cosa. Senza fuoco moriremmo tutti. Il fuoco ci è stato donato dai Kami, non l'abbiamo scoperto. Orbene? Beh, abbiamo scoperto che ci è stato donato dai Kami. Orbene, Umon-san, per quale ragione questa fretta? Che cosa sospettate? Quante persone pensate che camminino nella foresta oltre ad Akuseki? Non lo so, forse sono troppo ubriaco per fare un pensiero di questo genere. Non credo che un granchio possa mai essere troppo ubriaco per qualche cosa. Da quello che ho visto, siete dei gran bevitori. E voi non avete debolezze? Certo che abbiamo debolezze. Innanzitutto ci servono gli altri, a volte. Questa è un'enorme debolezza. Ma, dopo tutto, se ho scelto di fare parte di questo gruppo è anche perché conosco le mie debolezze e sono sicuro che noi tutti avremo bisogno di una spalla su cui appoggiarci prima o poi. Preferirei che questa spalla fosse qualcuno che conosco e non qualcuno in cui mi devo... di cui mi devo fidare senza sapere. Orbene, che... Stanno facendo discorsi troppo seri, la volpe andrà a dormire. Bene, quindi... Buonanotte. Buonanotte, Kitsune. Se scoppia una guerra te lo facciamo sapere. Beh, se la risolvete voi, no. E vado sollevato. Fate strada, Umon. Umon inizia ad andare nella foresta e ti facendo di seguirlo fino a che non arrivate effettivamente verso il fiume lì vicino. E l'orecchio di Umon aveva sentito bene, c'è una persona che sta attraversando e guardando il fiume cercando di non farsi vedere. E Umon si gira e ti dice: vuoi essere tu a dare il primo colpo? No, preferirei vedervi all'opera. E allora io propongo una sfida. Chi perderà
dovrà aiutare l'altro quando sarà il momento. Va bene. Umon inizia ad avvicinarsi estremamente silenziosamente al all'uomo che sta guardando il fiume. E ti rendi conto che effettivamente essere un ninja, un assassino dello scorpione, ha i suoi pregi. Il problema è che quando l'uomo si gira, forse Bayushi non è stata completamente sincera con voi, vedete che ha un grosso buco nel petto. Aio. La pelle ha un colorito grigio azzurrognolo, okay. E la spada e la spada di Umon che l'ha passato dove in genere ci sono i reni, vedi che non ha avuto un grande effetto. E l'uomo si gira con la spada ancora conficcata nel fianco, dà uno schiaffo a Umon che rotola nel fiume. Butta. Non c'è massa giusto qui, no? Quindi ci puoi inventare quello che ti pare. Assolutamente sì. Come sì, sono, certo. Okay. Beh, vabbè, io a questo punto scatto in avanti e cerco di arrivare a colpire l'affare a impatto, cioè a buttarlo per terra, in modo da comunque mettermi fra lui e Umon e tirare su Umon. Lo butti per terra, Umon ha il tempo di rialzarsi e praticamente si lancia sulle mani dell'uomo. Mm-hmm. Per tenerlo bloccato a terra mentre ti dice: dagli il colpo di grazia. Mi avvicino e gli tiro una martellata in testa di quelle ignoranti. Gli sfondi il cranio. Umon si rialza, si asciuga un pochino, si pulisce dal marciume della creatura e guardandoti ti dice: beh, forse dobbiamo tutti e due qualche cosa a qualcuno a questo punto. Senza l'altro nessuno dei due avrebbe avuto la meglio. Va bene. E ti allunga la mano. Mentre questo, nel boschetto di fianco dietro un albero c'è Iwao che rincocca la freccia che stava pronta a scoccare e si allontana perché Simone li avrebbe seguiti sicuramente nella foresta per vedere cosa stavano facendo. E sbatte contro Kakita che era lì pronto a sfoderare la spada. Non cenno. Bene, ti allunga la mano. Facciamo così. Io vi devo un favore e quindi un aiuto al momento in cui me lo chiederete. Voi invece mi potreste regalare una delle vostre armi da assassino. Se volete prendere quella spada, io non ho intenzione di toccarla. Va bene. La tiro su, la scuoto di tutta la schifezza che c'è attaccata, la guardo. E finisce questa prima scena. Immagino che il tuo scopo fosse ottenere un oggetto. Io farei il pignolo qui però, Perché? Perché dice un oggetto personale. Cazzo, la sua spada. Sì, ma lui l'avrebbe buttata. Quella è una scelta che ha fatto lui. Sì. Non lo so, se volete. Però più... no, nel senso che ricordatelo durante il duello che in quello che ti ha donato c'è un po' di arroganza comunque. Sì, no, beh, che forse è un simpaticissimo, l'avevamo notato. Allora, adesso tu hai ottenuto quello che mm-hmm. volevi e io ho ottenuto quello che volevo perché io volevo ottenere un favore da te per nel il futuro. Futuro. Quindi io prendo due dadi mm-hmm. e tu ne prendi tre. Allora, quando finisce una scena potrebbe anche succedere un'altra di queste cose. Ok. Se tu non raggiungi il tuo obiettivo, prendi comunque dei dadi che vanno in un pool separato perché è il pool dell'odio. Ah, ok. E poi alla fine puoi decidere se odiarlo. Usare l'odio o okay. se raggiungere la pace interiore e andare avanti. Ok. Bello. Ma tu ce l'hai fatta, io ce l'ho fatta, quindi per ora va bene così. Niente odio. Quando mette i piedi sulla pedana Ida, Umon lo guarda e avanzando e facendo un breve inchino, mm-hmm. ripensa a quella volta in cui nell'ennesima missione
dei lupi, qualche cosa era andato storto. Qualcosa era andato storto perché più che altro il gruppo ancora non era coeso, non agiva all'unisono, ognuno pensava praticamente a se stesso, e in particolare Ida era partita a testa bassa senza aspettare gli altri, non capendo per quale motivo avesse fatto una cosa del genere una persona a modo e precisa come Ida. Seguito da Xiang, poi. E la scena è in un villaggio vicino ai territori del Granchio. E avete appena finito di spegnere un incendio. Ed è per questo che Xiang si è allenato per decenni, per entrare a far parte dello scorrere di tutto, e poi si va a cadere nel fiume quando avevamo proprio più bisogno di lui. E cerco di dare una mano a spegnere l'incendio. Sì, io sono completamente sconvolto in lacrime, quindi sto spegnendo l'incendio singhiozzando come nella scena finale di Rambo, cioè, tanto per capire, cioè proprio lacrimoni e disperazione. E Umon ti si avvicina e ti dice: Ida, che diavolo è successo? Non sei mai stato così. Sono preoccupato. Se non possiamo nemmeno contare sulla tua fermezza, su cosa dovrei contare? La lealtà di Kitsune? E non aggiunge nient'altro. Parla! Pensare che in questo momento la volpe sia più utile del granchio mi dà quasi il voltastomaco. Ma cos'è che... Se magari ci concentriamo a spegnere per evitare che ci siano altri danni, poi possiamo parlarne con calma, non mi sembra questo il momento. Akuseki arriva da dietro e fa: eh? Era Umon. Era Umon? Eh sì, era Umon. E Akuseki, visto che Umon sta... Sì, ma cos'è che si sta facendo i fatti suoi da un'altra parte? Ah, erano solo loro due, noi pensavo fossimo tutti là. Ok. Più o meno. No, visto che ha sentito Akuseki, Umon, che stava dandogli di carico su Ida, arriva cercando di stemperare la cosa. Soprattutto okay. Adesso che stanno bruciando. Eri tu Akuseki? Sì, ero io Akuseki. Ah, perché sì, da sì. Come l'hai detto sembrava che fosse Akuseki, virgola. Ah, no, io ero io Akuseki. Ok. Adesso abbiamo qualcosa da fare, conserviamo l'energia, abbiamo tempo per parlarne sicuramente in un posto più tranquillo. Si spacca tutto e crolla. Beh, possiamo parlare in un posto più tranquillo, ma dobbiamo decidere qual è il nostro obiettivo per la seconda scena. Mentre il resto dei lupi spengono l'incendio. Le possibilità sono un obiettivo generico. Fai fare al tuo rivale qualche cosa per dei motivi egoistici. Porta il tuo rivale a ignorare l'onore e il dovere, o porta il tuo rivale a far scorrere il sangue di un'altra persona. Io ho scelto. Sì, anch'io. Io non credo che potremo continuare però in questo modo. Se Ida ha qualche cosa che gli pesa sulla coscienza, dovrebbe parlarne con i suoi compagni. Non possiamo continuare ognuno ad agire per i fatti propri e buttarsi avanti senza aspettare gli altri e senza spiegare il perché di tutto questo non gioverà a nessuno. Non ha giovato a questo villaggio, non ha giovato all'imperatore, sicuramente non ha giovato a noi. Posso sapere io in segreto quali sono i vostri due obiettivi, così in caso posso aiutare qualcuno, uno o l'altro, per raggiungerlo? Per quanto mi riguarda, sì. Tu quale hai fatto? Per me non è un problema. Se tu gira adesso, si gira Claudio un secondo. Indichi. Non sto guardando. Ok. Gira un attimo. Ok. Beh. Quello che è successo oggi
Me lo aspettavo, ma è un incubo che ho sempre rinviato. È un tradimento che si è consumato, che sapevo si sarebbe consumato, da una persona che reputavo un amico, ma che si è fatta distruggere dall'invidia. Il problema è che non ci sono andato di mezzo io, ma ci sono andati di mezzo degli innocenti. Figli di contadini, è vero. Visti di cadaveri, hai reagito in maniera strana questa volta. Sono bambini. Che erano giovani, ma ci deve essere qualcosa di più visto come l'hai presa. Non erano giovani, erano bambini. Ed è una cosa terribile, ma non hai mai agito così e ne hai visti altri. Deve avere qualcosa di legato per forza, sai qualcosa che noi non sappiamo. La compattezza dell'impero si basa sulla compattezza del muro, la compattezza del muro si basa sulla compattezza del clan, la compattezza del clan si basa sulla compattezza di chi lo compone. Questa persona è... C'è la salsa che... No, è l'acqua che stanno buttando. Questa persona è una minaccia vivente per tutto questo, e quindi una minaccia vivente per la mia stessa vita. Era un ufficiale del granchio, stava sul muro a fianco a me. In un'occasione ha aperto le porte alle creature dell'ombra e adesso imperversa all'interno dei territori perché ritiene di essere stato trattato in maniera ingiusta. E nonostante tutto quello che hai fatto abbandonando noi indietro senza spiegarci nulla di tutto questo, è riuscito lo stesso a scappare. Certo. Beh, il granchio allora non deve essere un così grande cacciatore come mi aspettavo. Kitsune dice, io avevo proposto di accettare l'abbraccio dei kami e andare sottoterra per superare quella parte che probabilmente era un po' più ostica. Però sei partito dritto come un treno. Di solito i granchi non sono lenti. Hai ragione, Kitsune. Evidentemente non siamo così bravi cacciatori, è vero? E lo scorpione vuole dimostrarci di poterlo fare al nostro posto? Ma lo scorpione non lo vuole fare al vostro posto, lo scorpione lo vuole fare con voi. E in quel momento vedete anche Kakita che si avvicina a Umon e sussurra qualche cosa all'orecchio di Umon sottovoce, che voi non riuscite a sentire, anche perché con gente che urla più in là, fiamme e tutto il resto, si fa fatica. E Ida in questo momento, che è molto attento, perché è una cosa comunque, e lì che stai guardando ti sembra di vedere una figura quasi familiare, non riesce a capire se può essere tra le lacrime, quello che si muove tra gli edifici in fiamme. Se questa persona è veramente così pericolosa per il muro, per l'impero e per chiunque altro gli capiti sotto tiro, perché stiamo qui ad aspettare? I contadini potranno spegnere questo incendio del loro villaggio, non sta a noi spegnere il villaggio. Anche perché, dice Akuseki, questa potrebbe benissimo essere appunto una diversione. Questo incendio non è scoppiato solo qui? Dove stavamo passando noi? Dove il nostro onore ci obbliga a aiutare, sì, coloro che non possono essere aiutati? Assolutamente sì. E sarà scoppiato solo qui. Perché lui vuole me. E vuole colpire me. E quindi vuole colpire dove io passo. Portiamoti da lui allora. Troviamolo. Volete portarmi da lui? Portatemi da lui, se sapete dov'è. Beh, sono sicuro che tra me, Akuseki e Ivao qualcuno riuscirà a seguirne le tracce. Va bene, nel frattempo però abbiamo altre missioni. Me l'avete ricordato voi adesso, che sono partito in maniera impudente, senza rispettare i miei doveri, giusto? Io ti rinfaccio solo una cosa, di essere partito senza dire nulla a nessuno. Che è quello che fa lo scorpione ogni 3 o 4 volte. Lo scorpione non agisce mai di testa sua. Se agiamo in un certo modo è perché c'è un motivo. Il fatto che voi intendiate le nostre motivazioni o meno a volte non è un problema nostro. Ma non abbiamo mai agito contro il gruppo mettendolo in pericolo. E se possiamo tranquillizzarti in qualche modo, sicuramente prima di andare a fare altre missioni, prima che tu ti diriga di nuovo come il clan del mulo contro... Bello il clan del mulo. Grazie. La Volpe è molto brava con le parole. Beh, se dovessi scegliere un altro clan al posto del granchio, credo che prenderei il clan del mulo.
Sarebbe molto adatto. Oh sì, beh, ma il mulo è un gran bello animale. Oppure com'è quelle creature di cui parlano i gaijin? Ah, li chiamano cavalli. I rinocerocorti. Cavalli li chiamano. No, quelli grossi col corno che sfondano, che dice che riescono a sfondare intere case direttamente. A parte i guerrieri del granchio. Sono tipo corazzati, c'hanno l'armatura tipo del granchio. Appunto. Sono tipo dei granchi giganti col corno. No, a parte i guerrieri del granchio. Sono insetti quelli a cui stai pensando tu, evidentemente. No, dicono che sono grossi quanto due carri. Bah, mi sembrano sciocchezze. Possibile in realtà. Non può esistere qualcosa di così corazzato. Ma, dove l'hai saputo? Chi? Ma un unicorno in città ne parlava. Ah, vabbè, grazie. Quelli del clan dell'unicorno. Sì, sì, parlavano di terre. Terre lontanissime. Parte. Stiamo ancora perdendo tempo comunque. Va bene, detta la linea. Mi hai appena detto che non sono in grado di decidere, che ho fatto un'azione avventata. Ti aspetti la linea da me? Scusate se vi interrompo, se la volpe vi interrompe, ma i kami mi stanno dicendo che potrebbe succedere qualcosa di brutto qui vicino. E inizia a guardare più o meno nella direzione dove tu hai visto qualcosa muoverti. Da qualche parte di là. Ho fatto un gesto molto vago. Va bene. Vogliamo dare ascolto? Andiamo. Sono contento, una delle prime volte che ti dà retta. Io sto un passo indietro, evidentemente, in questo momento, risentito del rimprovero. E Umon invece prende il primo passo e vi fa cenno di seguirlo. Umon, tra l'altro, si comporta così, ma solo raramente. Il più delle volte sta abbastanza silenzioso in un angolo ad aspettare il momento in cui deve fare quello che deve fare. Oggi lo vedete particolarmente attivo invece. E un po' seguendo la direzione. Quando era uomo se la toglieva la maschera ogni tanto? No, non la toglieva mai. Ah, neanche da uomo. Okay. Né da uomo né da donna. Era un vero scorpione fino in fondo. Seguendo un po' le indicazioni di Kitsune e usando proprio più o meno di là, forse la sua capacità di seguire. I cami del fuoco sono distratti, c'è un incendio. Più o meno di là, forse. I cami del fuoco non mi sembrano i più adatti in questo momento. Ma sono gli unici che parlano. Perché abbiamo uno Shugenja della volpe. Beh, di solito i cami del fuoco non parlano così tanto della volpe, con la volpe, sono più quelli della terra, ma essendoci un incendio 20 metri più in là. Sì, sì, sì. Non capite niente di cambi, purtroppo. Ma non preoccupate, non è una vostra mancanza. È una mancanza nell'addestramento di tutti i samurai. Vi porta comunque più verso il muro. Mm-hmm. E da quello che vi fa vedere poi per terra, vedete che ci sono le impronte di due o tre persone che si muovono cercando di farsi notare il meno possibile. I cami mi dicono che qui ci potrebbero essere indicazioni su dove sono andati, guardando io verso il cielo. No, le indicazioni sono qui sotto. Visto che le abbiamo trovate grazie ai kami? Kitsune, credo che tu sia più utile in questo momento al villaggio. Puoi parlare con i kami del fuoco e puoi convincerli a spegnerlo. Potrei provare con quelli dell'aria. Acqua, terra, quello che vuoi. I cami dell'aria adorano Kitsune. Sì, mi sembra un'ottima idea. Alla volpe sembra un'ottima idea. E wow, fa. Mi assicuro che non ci siano altri incendi. Grazie. E Uman si fa un po' più vicino a Ida. Mm-hmm. E gli chiede: che cosa pensi di fare quando li troviamo? Farli a pezzi. Allora inizia a prendere in mano il tuo martello, perché se i miei occhi non mi ingannano, quelli che stanno muovendo quelle pietre lungo il muro per passare attraverso una piccola fessura potrebbero essere gli uomini che cerchiamo. Bene, andiamo a vedere. Io ti facendo di andare avanti. Cammino verso le pietre, martello in mano. Chi c'è degli altri? Solo voi. Solo noi. Solo due. Solo due, ok. Questa è una missione senza Xiang.
Sì, stava cercando di invertire il flusso della cascata. No, ancora. Purtroppo non è andata bene. D'altra parte si addestra per decenni per trovare il posto. E quando vi avvicinate, effettivamente degli uomini hanno tolto alcune delle pietre che formano il muro, dove probabilmente c'era già una crepa, e hanno fatto un piccolo passaggio. Una breccia. Si riesce a passare accovacciati? Difficilmente possono passare delle grosse quantità di persone senza essere viste, però per dei contrabbandieri o per dei sabotatori è il, certo, è il passaggio ideale. Chiarissimo. E vuoi continuare? Credo che sia una buona idea, però prima devo fare una cosa. Faccio un urlaccio a una guardia e gli faccio vedere che c'è un buco nel muro. Oh, signore, mi sono desolato, vedi, si prostra per terra praticamente. Non succederà mai più, sono sicuro che questo sarà solo stato un incidente. E in tutto questo Umon ti si avvicina e ti dice: e tu davvero credi che la guardia che stava 15 metri più in là non sapesse nulla di questo buco nel muro, di questa breccia? Lo appureremo. Quello che succede nel territorio del granchio non è affar tuo. No, no. Se tu sei sicuro che i tuoi uomini non ti stiano tradendo con qualcun altro, sono solo interessi del granchio. Io mi faccio delle domande perché so come pensa la gente come me. Vedo che non ascolti quello che ti ho appena detto. Ed è il motivo per cui nessuno scorpione serve sul muro. Non è importante inoculare veleno all'interno di una struttura compatta. Deve rimanere compatta. Io mi devo fidare di questa guardia anche se sbaglia, e la devo accusare solo se la colgo in flagranza. Questa è la realtà, che è quello che è successo con la persona che ha causato questo incendio. Quindi adesso, se vuoi smetterla di inoculare il tuo veleno, o potrei dirigere la mia rabbia contro di te invece che contro di lui. Non ho intenzione di ricevere la tua rabbia, però sto solo mettendo insieme i pezzi di quello che mi hai detto. Il muro è forte solo quanto è forte il clan, e il clan è forte solo quanto è coeso all'interno. Se il clan è coeso come la breccia che vedo davanti a me, non è molto coeso in questo momento. Oltretutto, se effettivamente il metodo del granchio è quello che ha portato al villaggio a essere dato alle fiamme, perché avete preferito aspettare di agire quando le malefatte erano già state eseguite, piuttosto che agire preventivamente ed evitare che dei poveri bambini morissero, se questo è il metodo del granchio, mi inchino al granchio. Siete più crudeli di quanto lo siamo noi. Non mi sembra che nessuna creatura dell'ombra sia mai arrivata a casa tua. Questo significa che questo sistema funziona. Col senno di poi sono buoni tutti, quindi non vale. Esatto. Quindi non ridere. Umon, ti pregherei di lasciarmi da solo. Non credo di avere bisogno del tuo aiuto. Come preferisci. Se preferisci nuovamente lasciar scappare qualcuno. Preferisco lasciarlo scappare che compiere lo stesso errore due volte. Cioè fidarmi di te. Mi giro e me ne vado. Va bene. Quindi il tuo obiettivo era? I due. Mancato. Cos'era? Il numero due. Farti fare qualcosa per ragioni egoistiche. Egoistiche. Io invece cercavo di farti versare il sangue di un'altra persona. Io avevo deciso di aiutare lui. In questa capito. Cosa. In questo caso entrambi prendiamo un dado odio. Che io userò come rosso. Anzi, me li segno da una parte e dall'altra. Io li metto blu. Così. Due e uno. Odio. La terza scena sta di nuovo a te. Non sta a me la terza? Ah, come vuoi. Sta di nuovo a voi, non mi interessa. La terza la faccio io perché voglio mettere in difficoltà. Vai, vai tranquillo. Perché questa è quella volta. È il bello del gioco. È quella volta che mi hai deluso, che mi hai fallito. Esatto. E la scena in realtà inizierà in una maniera molto, molto, molto goliardica. Con tutti i lupi ubriachi in taverna. Compreso Kakita, perché è il momento in cui è più felice con Umona. Con Motoko. Quindi tutti i lupi sono ubriachi e c'è Akuseki in piedi che sta brindando e sta dicendo:
Ed è per questo che io per decenni mi sono addestrato allenato nell'arte della spada. E Kitsune fa, sì, la spada di sotto. E cos'è che no, brinda? No, quella è la lancia. Ah, questa missione, dice Kuseki, è stata un grande successo. Lode ai lupi. E dopo questa ho visto un paio di ragazze molto soddisfatte del nostro lavoro. E questa sera saranno ancora più soddisfatte del nostro lavoro. Vabbè, quindi c'è Kuseki. Questo lupo vi saluterà per andare a raccontare la storia della nostra avventura a fanciulle. Certo. E Kakita dice, beh, se sono solo due, allora non avrei bisogno di nessun altro lupo. E Kitsune dice, beh, avranno amiche, no? No, lascio a Iwao la parola, lui ha più bisogno di me, sicuramente. A Kuseki, Iwao prende a Kuseki sotto braccio e ti dice, andiamo a raccontare la nostra storia, e si allontanano tutte e due. E Kitsune anche dice, beh... Kitsune aspetta che escono, brinda di nuovo e poi si mette la maschera e li segue, cercando, ovviamente cercherà di fare qualcosa di inopportuno mentre lui fa sussurrare qualcosa a qualcuno quando non esatto deve. E Xiang invece che non ha bevuto, almeno uno di noi dovrebbe rimanere con la testa a posto. Siete già in due. Io andrò a meditare. Questa è Kakita. Siete già in due. Kakita cerca di mettere la mano sulla spalla di Xiang e lo manca completamente. Ti prende la mano. Kakita, facciamo due passi. Facciamo due passi. C'è un lago, a quanto pare, che dovrebbe essere perfetto per meditare. O per nuotare. Vuoi sfidarmi di nuovo? Sì. No. Accetto. Questo. E escono anche loro, rimangono solo Ida e Umon. Io sto cantando come Miyagi quando è sbronzo che sta celebrando poverino il funerale di sua moglie. Quindi sono lì che bevo e canto. Sì, nel frattempo arriva una donna, poggia un'altra bottiglia di sake e se ne va. E nella stanza, al caldo anche sia del sake che del posto, e tutti contenti del fatto che c'è stata questa missione col perfect, questa missione perfetta. Rimangono Umone e Ida soli. In questa scena possiamo scegliere se la roba generica tutte le volte, vabbè. Far parlare il tuo rivale contro di te. Far andare via il tuo rivale da un evento importante. O far rompere al tuo rivale una promessa fatta in precedenza. Che chiaramente poi comunque ti puoi dire che è già il giorno dopo. E secondo me io ok Ida gesticolami ok vai Ida mamma mia comincio ad avere un po' di mal di testa. Beh, solo un po' di mal di testa. Festeggiare non è più la stessa cosa. È la vecchiaia che parla, Guida? No, non credo. Credo che sia semplicemente il fatto di essere sempre in giro. Festeggiare a casa potendo dormire tutto il giorno dopo è molto diverso. Beh, credo che la differenza non sia solo quella. Avrai qualcuno a casa che ti aspetta. In realtà, a parte la mia famiglia, mio padre e i miei fratelli, no. Kitsune! Dei wow che strilla fuori. Tu hai qualcuno che ti aspetta, Umon? Preferirei di no. Eppure è un fardello che tocca anche a quelli come me. È un fardello? È un fardello. Dover dipendere da qualcun altro, dover badare alla sicurezza di questa persona. Sapere che le mie azioni potrebbero avere dei risvolti anche su di loro. Non vedo come possa essere un fardello. Beh, io mi ricordo quando qualche anno fa abbiamo seguito quel granchio lungo il muro alla breccia. Se tu avessi avuto qualcuno che ti aspettava a casa e
il tuo nemico avesse deciso di andare a casa tua distraendoti e uccidere la persona che ti aspettava, non sarebbe stato per te un fardello sapere tutto questo? Per come vivo e penso io, mamma mia che mal di testa, più che un fardello è una spinta. Se c'è qualcuno che ti aspetta a qualcosa, hai qualcuno da proteggere, qualcuno da difendere. L'abbiamo sempre, l'impero. E non ritieni che un impero che contiene persone che ami sia meglio di un impero che contiene solo persone che ti sono indifferenti? Le persone che mi sono indifferenti si dimenticano del mio volto e non possono dire nulla ai miei nemici di me, quindi considerata la nostra linea di condotta. E questo come ti spinge a fare meglio quello che fai? Beh, questo è evidente, io non ho dei pesi morali che mi trattengano da fare qualche cosa. Il mio onore è sicuramente più saldo di quello di molti di voi. Non tutti. È possibile. Non ho altra necessità che fare ciò che mi è stato chiesto. E chi non lo fa? Qui non si sta parlando di fare quello che ci viene chiesto, qui si sta parlando di avere delle motivazioni che vanno anche oltre. Solo l'uomo debole ha bisogno delle motivazioni che vadano oltre l'ordine che gli è stato dato dal suo signore. L'uomo debole. Interessante. E quindi in questa scala di debolezza tu come ti collochi? Dipende quando me lo chiedi. Alcuni giorni molto in alto, alcuni giorni molto in basso. In quei giorni mi odio. E come mai? Cioè, io adesso lo so che io non sono raffinato come te a livello di pensiero, però io mi vedo sempre allo stesso livello di forza. Questo perché tu sei forse cieco rispetto a quale è veramente la tua forza. Può darsi. Non ci avevo mai pensato. Sicuramente adesso più che cieco sono ubriaco. Quindi, Beh, sai cosa si dice degli ubriachi? Cosa? Sono gli unici che dicono veramente le cose come stanno. Ma io non ho mai avuto problemi neanche da sobrio, ti devo dire la verità, che è il motivo per cui sono finito sul muro e non a fare politica come mio fratello minore. Beh, forse questo è stato un bene per noi. O un male per il mio clan. Reputi il lavoro che facciamo più inutile di quello che fa il tuo clan? No. Semplicemente provavo a guardare la cosa da un altro punto di vista. Io bevo un altro sorso, quindi sono sempre più barcollante e ottuso in questo momento. Io credo invece che tu sappia benissimo quali sono i tuoi limiti e che il fatto di essere stato mandato sul muro sia stato non una tua mancanza. Tra tutti quelli che fanno parte dei lupi, solo due hanno veramente idea di che cosa stia succedendo intorno a loro. Oltre a me, intendo, ovviamente. Non avevo dubbi. Kitsune? Yakuseki. Yakuseki in teoria lo sa un po' quello che dice. Tu e Kakita. Tutti gli altri sono semplicemente semi trasportati dal vento quando soffia di qua e di là. Intanto abbiamo salvato Roku, gran bastardo. Non ancora.
Io ho un po' più di fiducia. Quindi tu hai fiducia in Kitsune, in Ivao? Gli unici sopravvissuti, poi tra l'altro. Per forza, devo avere... credo di doverne avere per forza, a meno di non pensare di poter risolvere tutto da solo. L'unica volta che ho pensato di poterlo fare, mi avete rampognato tutti. Beh, sapere di aver bisogno di uno strumento non è dover sposare quello strumento. Ma loro non sono uno strumento, sono persone. Questo è perché tu hai un fardello. No, questo è perché io sono stato educato a proteggere le persone. La mia funzione è di proteggere le persone. L'impero è fatto di persone. Ma non puoi proteggere tutti. Certo, è per questo che ci sono tanti altri granchi. E se tu ti dovessi trovare in una situazione in cui devi scegliere tra la vita di un tuo compagno e quella di 100 persone? Io non mi troverò mai in questa situazione, perché il mio compagno avrà già agito prima di pormi davanti a quella scelta. Questa è la verità. Questo è pensare da samurai. Vedi, Umon, noi anche da ubriachi siamo destinati a entrare in conflitto su questi argomenti. Quindi i casi sono due. O finiamo di parlarne e non ne parliamo più. O andiamo avanti a parlarne, ma semplicemente come due persone che si dicono cose diverse a cui non credono reciprocamente. Il che non significa che non possiamo collaborare sul campo di battaglia. Sono due momenti differenti della nostra vita. Il dovere è il dovere. Quello non è mai stato messo in dubbio. Appunto. Io mi auguro soltanto che il giorno in cui ti verrà messa davanti la scelta tra un tuo compagno e il resto dell'impero, tu sappia fare la scelta giusta e non sia accecato da quello che altri chiamano affetto. L'affetto non è cecità. L'affetto è qualcosa che muove. L'affetto è anche obbedire al proprio signore. Obbedisci con più voglia e volontà, anche quando la scelta è dolorosa, se ami. Se invece non ami, la tua obbedienza sarà semplicemente un atto meccanico. Non sta a noi scegliere chi amare e chi non amare. Amare è come tutto il resto. Il nostro Signore dovrebbe dirci se possiamo amare o se non possiamo amare qualcuno. Veniamo da mondi ed educazioni differenti, evidentemente. Poi ci unisce il Bushido. Però all'interno di un uomo, quell'uomo pensa. Ciò non significa che non rispetti un codice. E in questo momento Umon si alza e dice: all'interno di un uomo, ribaltando un pochino il sake sul tavolo. Sprecato il sake. Se ti ho fatto arrabbiare, mi dispiace. Non sei tu a farmi arrabbiare. Tu sei solo l'ultimo di quelli di una lunga fila di persone che cercano di farmi adirare. Beh, mi dispiace che tu sia così arrabbiato. Però ti chiedo, che vantaggio c'è? Che vantaggio c'è ad essere arrabbiato? Certo. Forse non c'è nessun vantaggio a essere arrabbiato. La rabbia è esattamente come l'amore, inutile. Qualcosa che ci distrae da quello che vogliamo fare veramente. E che comunque, nel momento del bisogno, potrebbe darci una spinta ad agire, ma sarebbe sempre e solo un'azione egoista. È molto interessante. Ora, se non ti dispiace, credo di dover scambiare due parole anche con qualcun altro. Prego.
Io berrò quello che è rimasto sul tavolo. Si apre la porta, arriva, entra Kitsune. La volpe non è mai stata qui e si nasconde tipo dietro al paravento. Al paravento. Io tiro sul tavolino e mi sgocciolo il sake in bocca e poi mi cappotto all'indietro completamente. Si riapre un attimo il coso, fa Ida! Sparto. Esatto. Qual è il tuo obiettivo? Numero 3. E che ne avete scelti due belli difficili. No, scusa, il 4 era il mio. 4. Rompere una promessa. Una promessa fatta. Io invece volevo farti parlare male di me, ma invece eri pacatissimo. Io poi sapendolo vedevo lui che buttava le frecciatine ma tu non te le stai prendendo. Infatti è più difficile rendendoti ubriaco la cosa a lui. Quindi altro dado odio a testa. Non sappiamo neanche come funzionano ancora noi. No. No, non sapete ancora neanche come funzionano. Ma la prossima scena è quella volta che abbiamo fatto pace, o che abbiamo cercato di fare pace. E ti direi di decidere subito l'obiettivo. L'obiettivo che può allora, andare. Può andare dal solito generico, poi Get Your Rival, porta il tuo rivale a dire qualcosa di ammirevole riguardo a te. Porta il tuo rivale ad ammettere qualcosa in cui ha sbagliato. Era tre dadi. Quattro dadi. Fatti chiedere aiuto. Dal tuo rivale. Esatto. Costringi tu, porta il tuo rivale a chiederti aiuto. Ok. Ok. Io ho scelto. Non guarderò. Ok. Ok, ok. Fatto tutti e due. E quella volta che abbiamo fatto o abbiamo cercato di fare pace era in realtà un pomeriggio di tarda primavera. I ciliegi erano sfioriti ormai da parecchio tempo, il caldo iniziava a farsi sempre più sentire nelle pianure di Rokugan. E Bayushi aveva mandato un messaggio di convocazione ai lupi, ma come sempre i primi ad arrivare sono stati il granchio e lo scorpione, mentre gli altri arrivano sempre con calma, cercando chi di fare un'entrata ad effetto, chi di allungare la strada per far perdere le sue tracce dal papà dal papà o dagli amanti vari e generici che ci sono in giro. Esatto. Mentre lo scorpione e il granchio si ritrovano seduti su un tronco, esattamente all'incrocio che da una parte porta ai territori del leone e dall'altro porta invece al cuore dell'impero, che è i territori dello scorpione. E nel frattempo c'è il carrettiere a cui avete appena aiutato perché gli si era rotto il carro a sistemare le cose sopra, che vi dona un come si chiamano i fasci, quelli di riso. Ok. Fa: nobili samurai, accettate questo dono, grazie mille per aver perso il vostro tempo per aiutare un povero. Non c'è di che. Voi ne avete da mangiare? Siamo nelle terre del leone, giusto? A metà più o meno. I nostri signori sono molto gentili e si preoccupano molto del popolo. Bene, grazie ancora. No, non c'ha il cavallo, quindi se lo porta tipo risciò. Risciò. Fate attenzione durante il viaggio. Grazie ancora. Questo è uno di quei giorni in cui Umon è molto silenzioso e molto riflessivo. Ok. Infatti fino a questo momento ha detto solo il minimo indispensabile, salutandoti quando sei arrivato, chiedendo se avevi notizie degli altri. E anche mentre aiutavate il contadino non ha spiccicato parola. C'è un villaggio, qualche posto abitato qua vicino? Decidilo tu. Sei master. Sì, c'è. E c'è un gruppetto di bambini che sarà almeno mezz'ora che vi fissa e parlottano tra di loro. Qualcuno indica, tipo facciano le spade. Non sono vicinissimi, ma c'avete del, come si dice, dell'audience. Ok, io vado verso i bambini, come mia natura. Ciao bambini! Quando si avvicina è ancora più grosso che da lontano. Hai visto? Eh? Scusate, non volevo... No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Vuoi vedere una spada vera?
guarda intorno, guarda il bambino quello un po' più grande. Il bambino un po' più grande guarda, fa, posso vederla io? Certo, tutti e due. Sguaino, non la dovete toccare però. Ok, e vedi che si avvicinano, tipo uno fa... Non la tocca, però si avvicina. Questa si chiama? Questa si chiama Katana. Ah, è quella grande. È quella grande. Esatto. E quella piccola si chiama Tsitsashi. Quasi. Dice quello proprio piccolissimo. Si chiama Wakizashi. Te l'avevo detto. Sapete perché vi ho detto di non toccarla? Perché taglia. Molto. E perché, dice quello più grande, e perché la spada di un samurai è l'onore di un samurai. Bravo, complimenti. Vedo che vi insegnano bene qui nelle Terre del Leone. Oh beh, mio padre è un mercante, quindi parla spesso con dei samurai, non siamo ovviamente, però ogni tanto, scusate se... No, non c'è nessuno, non c'è niente. Sapendo qual è il suo posto da mercante. Non ti devi intimidire. Ma di che clan siete? Noi siamo io del Granchio e la persona che vedi con me che oggi non ha voglia di parlare con nessuno è dello Scorpione. I Granchi sono quelli sul muro. Bravo. Quelli che ci difendono dai mostri. Esatto. Gli scorpioni non sono quelli che ammazzano le rane che li aiutano a attraversare? Gli scorpioni sono quelli che vi salvano dai mostri che sono già dentro. Rinfodero. E dove si zittisco? Sta scherzando. Nessun mostro passa al muro. Perché ci sono i granchi e... Perché ci sono i granchi, gli scorpioni, i leoni e tutti gli altri clan dell'impero. Che ci difendono. Wow. Rimango lì a guardare, soprattutto la tua armatura adesso. Adesso ti faccio vedere un'altra cosa. Acchiappo il martello. Hai visto? Quella non è una spada. No. Questo serve per le creature cattive che stanno al di là del muro. E perché l'altro nobile samurai ha una maschera? Fa parte delle loro tradizioni. Questo nobile samurai ha una maschera... Perché i mostri si possono spaventare. Beh sì, è abbastanza spaventoso. E voi avete mai visto come si mangia un granchio? Sì, impietriscono. Si prende un martello e si spacca il guscio. E poi si mangia quello che c'è dentro. Quello grande si dice... Credo che dobbiamo andare. Ho visto mio padre passare proprio lì. Buona giornata. Mi si allontanano tenendo d'occhio lo scorpione. C'era proprio bisogno di spaventarli. Secondo me mi sembrava una minaccia. Sì, c'era bisogno di spaventarli perché così impareranno a non prestare attenzione agli sconosciuti che incontrano per strada. A loro è andato bene che oggi eravamo io e te, ma potrebbe non essere sempre così. Quanta fiducia nel mondo questa volta. Ho la giusta fiducia che può essere data in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo. Umo all'educatore. E... Se non fosse un momento di crisi non ci sarebbe bisogno di noi. Voi non credete, Umon, che l'ammirazione da parte delle persone che costituiscono l'impero sia qualcosa che vada coltivato? Forse per voi, non per noi. E se invece fosse qualcosa che è di tutti? Perché nel momento in cui gli dovremmo chiedere di combattere, e ci saranno battaglie da combattere prima o poi, perché ci sono già state in passato, se ci ammireranno ci seguiranno, se non ci ammireranno ci guarderanno con diffidenza. Gli uomini dello scorpione sono sempre disposti ad agire per i loro signori, anche i contadini. Sanno che, nonostante la fama che ci siamo fatti, abbiamo solo a cuore il bene di questo impero. Ma non siamo tutti uguali. No, per fortuna. Se fossimo tutti uguali, avremmo già perso. Se fossimo tutti uguali come chi si è già arreso alle Terre d'Ombra, questo posto non sarebbe più Rokugan. D'accordo, appunto. Quindi c'è bisogno anche di quei bambini. Sì, e quei bambini si ricorderanno, da un lato, che i granchi sono forti, li proteggono come tutti gli altri samurai, e dall'altro, quando incontreranno qualcuno per strada, si faranno la domanda: è una persona di cui mi posso fidare o è un mostro? Oh. Nel momento esce Kitsune da sottoterra, lì di fianco,
Quindi dire penseranno forse che potrebbero schiacciarli come un granchio. Monzan. Erano bambini. Li hai terrorizzati. Li ho terrorizzati perché voglio il loro bene. Vi hanno mai raccontato da piccoli che le fiamme vi bruciano? Se conosci i Kami, le fiamme non bruciano, ricordando Isawa poi. Parlando di una persona normale, se metti una mano sul fuoco, che cosa succede? Si scotta, ma... E se la tieni solo vicina, quando è inverno e fa freddo? Ti riscalda. Quindi non è detto che una cosa che ti fa male e ti spaventa lo faccia per farti male. No, su questo hai perfettamente ragione. Però quando viene spiegato ai bambini, di solito immagino a tutti i bambini normali, viene spiegato non mettere la mano sul fuoco perché ti scotta, non mettere la mano sul fuoco perché altrimenti la tua pelle inizierà a sbriciolarsi e il dolore ti pervaderà che non sentirai mai più niente di così doloroso per il resto della tua vita e pregherai di morire in quel momento. Dura tutto un istante, ma per te sembrerà passare un minuto. E per... Non l'ho mai sentita spiegare così. Allora inizio a capire molte cose di te, Kitsune. Immagino che tuo padre non ti abbia mai raccontato che se resti sveglio di notte più di quanto lui ti abbia detto, vengono gli oni e ti prendono e ti portano via. Oh no, mio padre sempre non mi ha mai avuto stato così stretto. Per esatto. Lui potevamo andare. Noi volpi siamo libere. Io possiamo andare a dormire quando cose vogliamo. Adesso. Comunque, le vostre discussioni sono sempre, con tutto rispetto per questi nobili samurai, noiosissime. Sei un nobile samurai anche tu. Certo, ma per questo nobile samurai le vostre discussioni sono sempre noiosissime. Diciamo che è un samurai. Passando di qui, la volpe ha visto una locanda che l'ha letta. Ci vediamo lì quando arrivano gli altri? Oh sì, prima volevo fare una cosa. Ah, se vuoi, Ida-san, volendo potete picchiarvi. La volpe ha imparato a risanare le ferite grazie ai cambi dell'acqua. Grande. Non mi sembra una buona idea. Prendo la spada, mi taglio il palmo di una mano. Vai, fammi vedere. Ok, un attimo, Tira fuori la pergamena, ci mette 5 minuti per leggerla sbagliando 3-4 volte, versandoti dell'acqua sopra. Ok. Fino a che non ci riesce, ti si rimagina, ti rimane un po' la cicatrice. Faccio così. Hai visto, sudato. Complimenti, Kitsune. Devo ricordarmi di chiedere una pausa all'avversario di 5 minuti la prossima volta che vengo ferito. O di ammazzarlo entro 5 minuti. Certo, oppure non ferirti prima di ammazzarlo. Può essere una buona idea. Anche non dare retta alla volpe potrebbe essere una buona idea. Le volpi sono sempre grandi portatrici di saggezza, per quello il clan è che rimanga tra noi. Questa cosa del vassallaggio dovrebbe essere un po' al contrario, ma sono più grandi, sono più antichi. Quante volte la volpe non è stata realmente d'aiuto da quando ci conosciamo? Perché io sono convinto che invece il nostro Kitsune sotto sotto faccia sempre la cosa giusta. Se lo fa così sotto da essere impossibile da vederlo, forse non è una volpe allora. Impossibile vederlo neanche da uno scorpione. Quante volte sono andate male le cose in compagnia di Kitsune? Beh, quando eravamo al villaggio che ha preso fuoco. Oh, con tutto il rispetto, e qui la volpe si sta dando la zappa sui piedi. Qualcuno potrebbe anche dire, molto probabilmente Kakita, direbbe che le cose hanno iniziato ad andare male da quando la volpe si è aggiunta ai lupi. Esatto, quante volte sono andate male le cose in presenza di Kitsune? Ma voi prima avete citato un esempio in cui l'avete addossato a me. Voi avete detto solo quando le cose sono finite male ed era presente Kitsune. Io ho solo ricordato un evento che è successo. E se i bambini del villaggio fossero effettivamente stati attenti a chi arrivava in casa loro, forse non sarebbero morti. Invece, aprire la porta sempre chiunque, perché tutto finirà nel migliore dei modi. Potete aspettarmi qua un attimo. Dobbiamo aspettare gli altri. Vado a prendere i bambini dei mercanti, li riporto lì davanti e dico: bambini, scusate, dovete vedere una cosa, perché prima vi è stata promessa una cosa ma non avete visto l'effetto. Sfilo il martello e glielo lancio a Umon. Gli dico: forza Umon, apri il granchio. Oh, e tira, Kitsune tira fuori la pergamena e inizia a ripassare.
Veramente pensate che questa sia la scelta migliore? Beh, voi avete espresso una minaccia e avete detto che la cosa migliore è far vedere le cose ai bambini affinché si spaventino al punto giusto. O ho capito male? Io ho detto che è necessario che anche i bambini siano consci che esistono dei mostri intorno a loro. Non ho detto di voler essere io quel mostro. E ti ripassa il martello. Ma se voi ci tenete così tanto, attaccate voi me. No, assolutamente. Dimostrate di essere quello che di cui mi avete appena accusato. No, siete voi che avete detto che dobbiamo dimostrare le cose, che ci sono dei mostri in giro. Avete voi espresso esplicitamente come si apre un granchio con un martello. Io vi sto fornendo l'arma e vi sto fornendo anche il granchio. E questo, bambini, è perché la via del samurai è complicata. Se mai decideste di percorrere quella strada, siete così fortunati da rinascere in un'altra vita come samurai, prestate attenzione a questo scambio, perché è proprio emblematico. Quindi prego, altrimenti devo dedurre che avevo ragione io. Su cosa avreste ragione? Su tutta questa discussione. Penso proprio di no, anzi voi vi state dimostrando effettivamente uno dei mostri di cui io stavo parlando. Avete adesso preso dei bambini per traumatizzarli apposta. Siete andato volontariamente a recuperarli perché loro rimanessero traumatizzati. E questo è un po' vero. In realtà io gli sto dimostrando un'altra cosa. Che colui che li vuole terrorizzare in realtà non è il mostro che pensa di essere e soprattutto non è fedele alla dottrina che diffonde, cioè quella che non bisogna fidarsi. Perché se è vero che non ti devi fidare di nessuno, a quest'ora io avrei completamente sbagliato. E invece sto dimostrando che dandogli l'arma lui non è in grado di offendermi. Non state dimostrando nulla, state solo travisando tutto ciò che io ho cercato di insegnarvi in questi anni che ci conosciamo. I bambini continuano a guardare da una parte e dall'altra. Partendo dal fatto che non vi ho mai eletto come mio maestro. Non bisogna essere maestri per insegnare qualche cosa. Capirai. Voi avete detto che siete in grado di fare una cosa, io vi sto mettendo nelle condizioni di farla, non avete voglia di farla. Non ho mai detto di voler aprire un granchio. È vero, ha detto so come si apre un granchio. Ah, allora eri già sotto? Beh, sì. Grande, da quanto eri sotto? Più o meno da quando siete arrivati. Ah, e come mai non sei salito? Perché volevo ascoltare di cosa parlavate. Ah, fantastico. Mi sorprendi sempre di più, Kitsune. Sembri quasi uno scorpione quando fai così. Io non sarei offensivo. Però in realtà ormai abbiamo conosciuto comunque degli scorpioni che si sanno comportare, a parte traumatizzare bambini. Appunto. E dire velate minacce per poi poterti dire io non ho mai detto che esatto. Ti spaccherò, ma so farlo. Quindi vedete, bambini, io ho aperto la mia porta a lui e lui non mi martella. Potete andare a casa. Beh, perché è un vostro amico. Appunto, ma per fare degli amici bisogna per forza aprire le porte. Le porte chiuse non hanno mai creato amici. A meno che non siete tutti chiusi dentro. Può darsi. E il Kitsune gli fa: bravo, mi piace il tuo modo di ragionare. Però se siete tutti chiusi dentro è perché da qualche parte siete entrati. O perché ci sono i mostri. Vero, ma a quel punto c'è qualcuno fuori che vi protegge. E dovete avere fiducia. I granchi. Tutti. E gli scorpioni. E gli scorpioni. E le volpi. Non fate troppo affidamento sulle volpi. Soprattutto i bambini. Di solito i bambini fanno una bruttissima fine vicino alle volpi. Kitsune, non c'era bisogno. Si spaventano. Vedi, e così si terrorizzano dei bambini. Ok, io tiro fuori un biscottino dalla bisaccia e ne do uno a ciascuno ai bambini. Possiamo andare ora? Potete andare. Grazie. Si allontana un po'. Kitsune, questi bambini ti sembravano più spaventati quando io ho parlato del granchio o quando il granchio li ha portati qua, costringendoli a questa pantomima? Quanto deve essere onesta su questa risposta? Sempre. Scegli tu. Sempre come dovrebbero fare le volpi? L'onestà che ti senti di dire. Non si può negare che la volpe abbia una predilezione per i granchi rispetto agli scorpioni, ma in questo caso credo che prendere i bambini, riportarli, li abbia spaventati un po' di più che la minaccia iniziale dello sconosciuto con la maschera. Il fatto che noi abbiamo scelto di essere i cattivi delle vostre storie per dare qualche cosa da ricordare anche a chi non avrebbe altrimenti modo di forse avere questo tipo di esperienze prima che sia troppo tardi, non significa che noi siamo dei mostri orribili.
Diciamo che comunque, visti i due personaggi, voi nobili samurai, il tuo è un comportamento un po' più atipico. Uomo fa paura a tutti, ma è giusto che sia così. Guardalo. Non lo so. Non lo so se lui fa paura a tutti. Sì, guardalo. Ha una maschera. Sì, ma poi si muove, come si muove, come parla. È uno scorpione. È giusto, non è il vostro lavoro in teoria fare paura a tutti in modo che i nemici dell'imperatore siano spaventati? Solo quelli che devono farlo. Non tutti gli scorpioni, quindi? Alcuni scorpioni semplicemente indossano altri tipi di maschere. Stiamo andando sul filosofico? No, sto andando sul dato di fatto. Quindi stiamo parlando di maschere fisiche? Anche. O le entrambe. Non esiste una differenza tra un tipo di maschera e un altro. Buon proseguimento. E la polpe va dritta verso la locanda. Ciao Kitsune. Passando di fianco ai bambini, quando passi per i bambini fa buh! Mi ordini una bottiglia di sake? Facciamo due. Sì, anche tre. Dato che non arriva nessun altro, Umon si avvia verso la locanda per passare la notte al coperto invece che per strada come un barbone. Chiede a Ida se vuole andare anche lui a dormire sotto un tetto, se preferisce rimanere sotto le stelle. Bah, dopo sì, andiamo. E durante la notte, prima di andare a dormire, sì. Kitsune gli dice a loro: i kami hanno rivelato la volpe. Che gli altri lupi tarderanno. Sono stati attaccati da dei banditi, o quello che ne resta. In quanto Kakita e Xiang non sono, diciamo, ecco, loro sono spaventosi, soprattutto Xiang. Buonanotte. Buonanotte. Potrebbero arrivare domani o dopodomani. Sì. E durante la notte veniamo tutti svegliati da un urlo che si sente un po' in lontananza nella notte. Sembrano le urla di un bambino. Kitsune si lancia dalla finestra lanciando l'incantesimo e scappa. Scappa. Esatto. No, e si avvicina a tenere d'occhio dalla sicurezza di sottoterra. Si muove per la velocità normale, quindi. Ok, tiro su tutto e corro. Ci incrociamo nel corridoio della locanda. E corriamo nella direzione Io sto un passo dietro. In cui abbiamo sentito provenire l'urlo. E arriviamo davanti alla porta di una casa di un contadino. Dentro c'è una luce che è accesa e sta un po' sbarbellando. E senti un bambino piangere da dentro. No, corro, entro e seguo il singhiozzare. Beh, non ci metti molto perché la casa di un contadino è una stanza in mezzo, se va bene. La scena che trovi dentro è raccapricciante, perché uno dei bambini con cui avete avuto modo di parlare lungo la strada è morto in un angolo. Di fianco a lui c'è suo fratello più grande che ha un coltello in mano. E in un lago di sangue davanti a loro un uomo vestito abbastanza bene che dall'odore era anche molto molto ubriaco. Questa è la scena che ti trovi davanti. Ok, mi avvicino al bambino. Il bambino è lui, non guardare me. Che cosa è successo? Scusa, mi ripeti velocemente che stavo commentando su. Bambino morto in un angolo, fratello più grande con il coltello in mano e un uomo in un lago di sangue che puzza di alcol. Ok. Che cosa è successo, piccolo? E non ti rispondo. Gli afferro le mani e gli prendo il coltello. No, lo tiene. Si gira e cerca di... Ok, io gli faccio fare la giravolta e poi glielo sfilo di mano. Inizia a strillare. Lo abbraccio. E continua a strillare. Lo abbraccio. Kitsune esce fuori. C'è qualcuno ferito? Troppo ferito. Umon che sta guardando il cadavere dell'uomo. Il bambino continua a strillare, lo tieni tipo per... È soffocato lo strillo. Cos'è successo?
Non ne ho idea, ma quel coltello è sporco di sangue e quest'uomo ha un taglio sulla gola, quindi presumo che le due cose siano collegate. E il bambino? Non ne ho idea. Guardo il bambino. Sei arrivato tu prima di noi. Anzi, ma che cosa hai fatto? Non mi sembra, la volpe non sembra questo il momento. Il bambino quello per terra? Il bambino per terra è stato picchiato a morte più o... Più che altro strangolato, ti sembra. E chi se ne richiede? Era tuo fratello? Sei tu sempre il bambino. Vabbè, ma non mi parlo da solo, parla tu. Sì, era mio fratello. È stato lui? L'hai solo difeso? Ti sei difeso? Hai fatto come farebbe un nobile samurai? Ho ucciso papà. La volpe inizia a iperventilare quasi. Uno si avvicina al bambino e gli dice: hai fatto l'unica cosa che avresti potuto fare. Ho bevuto, ma normale, non so se l'ha preso. Non ci sono mostri, vero? E inizia a girare il cadavere dell'uomo per portarlo fuori in spalle. Davino cerca di fare forza per andare verso dove c'è il fratello, ora che l'hai disarmato. Mentre lui muove il cadavere e lo porta via, da una manica del kimono del cadavere scivola una maschera del clan dello scorpione. Io tiro su la maschera, la porto a Umo e gli dico: non ci sono mostri, vero? E gliela tiro. Siete voi che dite che non ci sono mostri. Io ho sempre detto che i mostri sono già dentro all'impero. Tu hai detto che andrò a avvisare qualche autorità. Voi fingete di essere i mostri per le favole dei nostri bambini. Qui mi sembra che la finzione si sia spinta un po' troppo in là. E anche questo è un colpo basso, mi piace tantissimo. Qui mi sembra solo che voi dimentichiate che anche i samurai e i mercanti e tutti gli esseri che abitano Rokugan sono comunque degli esseri umani. Io non dimentico niente. Beh, mi pare di sì. Dico semplicemente che dei rapporti basati sulla fiducia sono meglio che dei rapporti basati sul sospetto. Io penso proprio invece che voi stiate prendendo un abbaglio, perché questi bambini si fidavano del loro padre, anche da ubriaco. E questo è il risultato. Senza ombra di dubbio. Ma chi deve aver rubato quella maschera? Perché secondo voi l'ha rubata? Beh, non è un samurai. Dire a un bambino che ha fatto bene e poteva fare l'unica cosa che ammazzare suo padre è una cosa che lo segnerà per sempre. Ma era anche vero. Certo, la verità non ci impedisce di misurare le parole di fronte a determinate situazioni. E voi non le misurate mai. Le divertite a fare soffrire gli altri. Un secondo, dice Kitsune, batte gli occhi mormorando alcune parole e si inizia a guardare in giro. Un'altra preghiera che i kami hanno insegnato alla volpe è: va a dare un calcio dove c'è un asse per terra che si solleva e dentro c'è una katana, un wakizashi e delle pergamene. Questo non era un posto di normali mercanti. Orbene, avremo un mistero su cui indagare, se volete farlo. Se non volete farlo, mi trovate alla locanda. Volete avere ragione, Umon? Prendetevi la ragione. È l'ultima volta che io e voi discutiamo di queste cose, è l'ultima volta che ci vedremo in maniera pacifica, dopodiché saranno solo missioni. Non risponde. Ti sei ferito? Prende il bambino. Ti sei ferito? Ti fa vedere una cosa di cui i kami sono molto contenti, che si porta fuori il bambino via dallo spettacolo che c'è, lasciandovi lì con tutto quello sgombrato. E appare un altro Umon sulla scena, che si avvicina al primo Umon. Quindi lui dice, lo vede? No, no, lui se n'è andato, ok? Non c'è più nessuno. E gli dice: non c'era bisogno che andasse così. Nero.
ci sarebbe stata anche sul Nerun. Rokugan, e a Rokugan ci sono i mostri. Però l'ho già detto più di una volta. Ma l'altro lo dice. Io sono sicuro di non esserci riuscito. No, neanche lui, perché va della stessa identica cosa. Però è difficile, oh, è difficile farla quando nessuno si vuole dare ragione, giustamente. Perché il PG è difficile che dia ragione all'altro in molti casi. In questo caso sono polarizzati proprio all'opposto, quindi... Sì. È giusto che l'odio si fomenti. Esatto. E arriviamo... al duello. L'ultima scena. Ah, l'ultima scena è il duello, non è ultima scena e poi duello. Ultima scena, poi si conclude con il duello. Ah, ok. Ok, perché sennò l'obiettivo sarebbe uccidere il tuo nemico. No, però... The time it came to blood, quindi presumo... Che è sia... come si arriva al duello, credo. Esatto, sono... E adesso siamo uno davanti all'altro sulla pedana del... Ok. Del duello. E tra l'altro una delle voci dice... È incredibile che il... E fu la Volpe a dare il concetto morale ai bambini. Tutto torna da questo gioco. Per l'ultima scena prima del duello dobbiamo scegliere tra due dadi. Mm-hmm. Prendi qualcosa di importante al tuo rivale. Mm-hmm. Tre dadi. Fai rinunciare al tuo rivale a qualche cosa in cui credevano. Quattro. Fai commettere al tuo rivale un atto di vero male. Sì, diciamo che il 2 in questo caso è abbastanza semplice quasi quanto l'1. Visto che tu puoi narrare, ti è facile prendere qualcosa di importante dal tuo rivale. No. Perché non puoi semplicemente narrare di prendere qualche cosa di importante. L'obiettivo devi portarlo. È l'altro che sostanzialmente si trova nella situazione di non poter... Ah, take something away from your rival, ok, tipo se gli togli la moglie... Esatto, togli, okay. Non puoi dire arrivo e gli rubo il pesce. Cioè, questo no, è un gioco di schermaglia verbale, sì, sì. Quindi presumo che... Cioè, nel tipo senso... debate per nerd. Sì, esatto. Dibattito per nerd. Arriva Umon e ha rubato il martello. Ho vinto. Però se la vuoi giocare così potresti dire... Ida, fa un movimento fulmineo e gli sfila la maschera. Dai, ci rincontriamo dopo che io ho ucciso tua sorella. Così, bravo. Sì. Questa qui sta a te, no? No, questa qui sta a Ida. Sta in partenza al giocatore 1. Ok. Allora, dobbiamo scegliere... Adesso aspettiamo sì, che... Sì, dobbiamo scegliere... Beh, intanto scegliamolo, iniziamo, mm-hmm. Poi lui deciderà. Ok, non ho guardato, te lo faccio sotto il tavolo. Dai, sto scegliendo. Beh, mi posso anche girare dall'altra parte. Sì, no, ma stai comodo perché sto ancora scegliendo. È tosta qua, sì. Non è facile. Intanto risponderò a un paio di cose. Innanzitutto, Comba One, anche a te. E l'altra domanda che mi è stata fatta prima da qualcuno che adesso ci ascolta in podcast è: ho messo uno yukata apposta? Sì, certo. Notare anche che per non mettere delle bottiglie che avessero poco a che fare con il Giappone, Claudio sta bevendo da sotto il tavolo. Sono super preso. Hai deciso? Sì. Vai, introduci la scena. Io ho portato una sigaretta sulla panchina che era bagnata. Siamo entrambi in pedana. Con sorpresa di tutti, io indosso un kimono della gru. Kitsune, prima di salire sulla pedana, ti ha proposto di barare. Che ovviamente tu non avrei accettato. No, assolutamente no. Quindi... Senza pressione, però mi raccomando, non puoi perdere, te l'ha chiesto Kakita in punto di morte. Grazie, grazie Kitsune. Niente, io mi metto molto tranquillamente, poi estraggo la spada, scopro una parte, la parte che tiene la spada scoperta dal kimono, quindi kimono giù, e prendo la posizione di attacco della gru, come omaggio naturalmente alla persona che mi ha fatto giurare. Dice wow. Sai che gli unicorni parlano, quando sono andato a cavallo, gli unicorni parlano che ci sono alcuni samurai che tengono la spada legata sulla schiena e quando corrono per dare il colpo, danno un colpo, la girano dall'altra parte e colpiscono con l'altra mano. Si chiama tecnica Kamui. Molto bella, sì. E quindi wow, dice, secondo me è una cazzata.
Basta una freccia. Esatto. No, e quindi mi metto in quel tipo di posizione. Naturalmente non la faccio bene come l'avrebbe fatta Kakita, ma io e Kakita ci siamo addestrati insieme poche volte, quindi l'ho potuto vedere poche volte. Perché tu sei una gru obesa, praticamente. Praticamente sì, cioè, sono fuori misura. Infatti anche il kimono della gru, che è creato sulle loro taglie. Che verso fa la gru? Boh. Non ne ho idea. Magari fa veramente boh. Farà cacà! Quindi la sua fa tipo cocò. Esatto. È come il cioccobo grasso, no? Esatto. Bellissimo il cioccobo grasso. E Umon invece è vestito con dei vestiti semplicissimi e non ha ancora tirato fuori la spada. È ferma nel suo fodero. Io rimango in posizione, attendo un cenno da parte del daimyo, cioè del daimyo, affinché dichiari ufficialmente iniziato il duello. Il daimyo sale prima sulla pedana, si rivolge a quelli che ci sono a guardare lo spettacolo e dice: con estremo rammarico che devo presenziare a questo duello. A uno di loro devo la mia vita e l'altro è per me come un figlio, quindi qualunque sarà il risultato di questo duello, io ne uscirò con qualche cosa di importante in meno. Hai sentito Akuseki? È come... si rigira triste la volpe a guardare il duello. Spererei che questo duello non fosse necessario, ma mi pare di capire che chi non è più con noi abbia espresso un desiderio chiaro e vivo. Quindi chiederei soltanto al nobile Ida e al nobile Umon di pensare un'ultima volta se questo duello sia effettivamente necessario o se non sia possibile trovare una soluzione diversa ai problemi che affliggono questo gruppo. E guarda verso Ida. Onorevole Matsu-san, ho promesso a un uomo, a un samurai in punto di morte, di svolgere questo duello. Il mio debito d'onore, come recita il Bushido, non può essere infranto. L'unico che può decidere di rinunciare a questo duello è la persona che io ho sfidato. Dall'altra parte Umon risponde: questo duello ha già causato più sofferenza in tutti noi di quanto non fosse necessario. Quindi, se questo è effettivamente il volere di Kakita e se Ida pensa che sia l'unico modo per portare a un termine la lunga storia che abbiamo alle spalle, accetto il mio destino. Chiedo soltanto a Ida una cosa: di combattere come due samurai che si incontrano per la prima volta e non come due rivali che si affrontano finalmente. Non ho nulla in contrario. Abbiamo avuto le nostre divergenze in passato e credo che non abbiano giovato né a uno né all'altro. Non sarà difficile ottemperare questa promessa. Dopotutto, da quello che è venuto fuori dopo quest'ultimo capitolo della nostra vita, credo di aver intuito che tutto quello che è successo prima era solo un'enorme teatrale finzione. Di conseguenza, ci stiamo davvero incrociando per la prima volta. Di che queste parole a lui trema un attimo l'occhio da tic nervoso e ti dice: tutta un'unica menzogna, anche la morte di mia sorella che mi pesa sullo stomaco ogni giorno. Quella è finzione per voi? Non è assolutamente finzione. Ricordate quel fardello di cui vi ho parlato tanti anni fa? Certo.
È un fardello che io non posso più dimenticare. Quel fardello, come lo chiamate voi, avrebbe dovuto indurvi ad agire in maniera diversa, soprattutto con chi affidava la sua vita a voi. Questa cosa non è stata fatta, mai, ed è stata qui la finzione. Fingere di essere un'unica persona, questa è stata la finzione. Credere che noi alla fine non avremmo scoperto tutto, questa è stata la finzione. Quindi, fardello o no, ciò che vi appartiene l'abbiamo scoperto solo dopo gli avvenimenti. Quindi, come facciamo a tornare indietro nel tempo e a capire cosa fosse vero e cosa non lo fosse? Beh, non tutti voi hanno scoperto questa finzione solo troppo tardi. Chi si è interessato veramente a noi lo sapeva. E non abbiamo mai fatto un segreto con Kakita, le cui parole tu dovresti portare oggi. Io porto le sue parole oggi. Beh, lui sicuramente non avrebbe detto quello che hai appena detto. Non credo. Io credo di sì. Odiava me personalmente, ma non avrebbe parlato di finzione o di fardello che non era un fardello. Io non ho mai detto che il fardello non era un fardello. E dopo tutto io non ero nemmeno l'unico a mentire al gruppo, ma non mi pare che questo sia rinfacciato a chi non è più con noi. Quindi perché rinfacciarlo a mia sorella che è morta? Non lo sto rinfacciando a vostra sorella. Voi mi avete chiesto di combattere come samurai che si incrociavano la prima volta e io vi ho detto che questa cosa non è assolutamente difficile, poiché tutto quello che c'è stato prima tra di noi era, lato mio, un'enorme, patetica finzione. Quello che intercorre tra voi e Kakita, quello che intercorre tra voi e chi si interessa, e soprattutto i motivi per cui qualcuno si è interessato e altri si sono disinteressati, non sono più occasione di confronto nel momento in cui chiedete di combattere come samurai che si incrociano per la prima volta. Quindi ve lo domando: volete che si incrocino due rivali o volete che si incrocino due samurai che si vedono per la prima volta? A seconda di quello che voi chiederete, io mi comporterò. Un samurai che si incontra per la prima volta con un altro samurai non avrebbe un giudizio di quel genere che avete addosso. Voi pensate di arrivare a questo duello scevro del vostro odio nei miei confronti? No. Però dalle vostre parole esce soltanto il disprezzo verso quello che è stato parte della mia vita. Io ho imparato a conoscere un uomo, ho imparato a perdere quell'uomo, poi ne ho conosciuto un altro che è diventato mio amico, con il quale le differenze sono state ancora maggiori. Quell'uomo è arrivato fino ad autodistruggersi a causa di una menzogna, e quella menzogna io non la posso dimenticare. Quindi quando vi dico che io vi incontro per la prima volta è la verità, perché tutto quello che è stato il passato per me non conta. Eppure avete appena detto che non potete dimenticare quella menzogna. Perché io non posso dimenticare il mio amico perduto e voi non siete mai stato un mio amico. Kitsune fai wow. E sia, affrontatemi come meglio credete allora. Vi affronterò come voi chiedete che io vi affronti. Non è quello che state facendo. Il daimyo si è intanto levato di mezzo, soprattutto sentendo i toni che si alzano. Io non ce l'ho fatta. Temo neanch'io. Certo. Perché andate poi a cocciare uno contro l'altro giustamente e quindi poi non si risolve. Beh, però più o meno siete equilibrati. Dadi odio. L'interessante cosa dei dadi odio. Vai. Aspetta, solo Kitsune chiedeva wow, ma se dovesse vincere Umon, come funziona? Sai che la volpe, il codice, eccetera, dobbiamo vendicarlo? No. Ida? No. Ok. No, Ida ha fatto un duello ufficiale. E se ci dovessimo sentire però di vendicarlo? Potremmo sfidarlo a duello. Ok. Ma io non me la sento molto. Non credo che accetterebbe un duello
che sceglierebbe la volpe, anche perché non avrebbe speranze. Beh, in genere i duelli di spada vengono fatti con la spada, i duelli dei kami vengono fatti per conto di qualcuno. Ma la volpe non vuole uccidere uno Shugenja eretto a campione di Umon. Quindi dovresti attaccarlo tu con la spada. Ma quel caso sarebbe avvantaggiato lui. Questa cosa non mi è mai stata chiara. Non sfidarlo a duello. Non molto può semplice. Usare lui la spada e io i kami? No. E allora vedi, c'è una falla, bisognerà parlare con l'imperatore. No, è che se tu devi sfidare a duello qualcuno lo fai per il suo onore. Quindi che sia poi lui o qualcuno che combatte per il suo onore non dovrebbe fare nessuna differenza. Tu non stai combattendo quella persona perché la odi, in teoria. In teoria, è tutto lì, forse la vera regola del samurai, che la teoria è molto differente dalla pratica. Poi, se un duello avviene su una nave, in genere nessuno ne sa nulla. Anche gli unicorni credo che si facciano meno problemi su queste cose. Vabbè, per forza. Si sparano. A proposito di cose... Io ho ancora due granate e poi passiamo alla parte. Vabbè, quello potrebbe essere il la duello. Volpe ha ancora due si granate. Si fa un duello a granate, eh? Così esplode Matsu, Landia. Allora, prima si tirano i dadi normali. Ok. Poi, i dadi normali vengono calcolati in questo modo. Voi avete più odio che normalità. Sì, ovviamente. Io sì. Anche lui. I dadi normali si tirano... Si guarda ognuno il valore più alto che ha fatto e si contano quanti di quei dadi hanno lo stesso risultato. Quindi ho fatto 5, che è il più alto, ne ho 2. Ah, ok. Ho fatto 6. Quanti 6 hai? 6 è più alto, okay. Ho vinto. 5 è pari, quanti ne ho? Io 1, tu 2, allora ho vinto io. Ok. E si va a scalare. E se uno c'ha un 5 e l'altro 3-4, vince quello col 5. Vince quello con un 5. Quindi il punteggio più alto determina la vittoria. Però dopo che hai tirato... i dadi, puoi decidere se sfruttare il tuo odio oppure no, che è una cosa narrativa, chiaramente, anche perché comunque poi quelli li ritiri e devi vedere. E sfruttare il tuo odio vuol dire che sfruttare li il tuo odio vuol dire che tiri, praticamente cancelli il tiro di prima, perché se usi il pool dell'odio, usi l'odio, il pool dell'odio invece che il... Il risultato è che anche se avevi fatto 5 con i dadi normali e fai 4 con i dadi dell'odio, ti tieni il 4 dell'odio. Okay, però se faccio 6... Però se fai 6... E cambia qualcosa meccanicamente vincere con l'odio rispetto... Devi raccontare... Però rimane sempre da samurai. Sì, sì, ben chiaro. Quindi... E quando si sono sfidati Kakita e Makoto hanno stati i dadi amore? Sì. Cioè quelli odio? Beh, Kakita sì. E lei, sì. E poi anche lei però, anche no, lei... solo lei ha usato lei, i dadi amore. Infatti no, Kakita è andato giù dritto. Kakita ha usato tutto l'odio che poteva. Esatto, credeva di far fuori il fratello. Eh sì, lei ha usato quelli amore a pezzo. 5. 4. Però... usi l'odio. Non uso l'odio io. Ok. Posso raccontare io? Certo. Non usa l'odio. No, perché tu scatti avanti e vedi che lui non fa nemmeno il gesto di tirare fuori la spada fino all'ultimo, quando cerca di bloccare la tua spada, ma ti rendi conto che lo fa più per... pragmatica. No, più per non fare perdere l'onore a te che hai attaccato una persona che non ha risposto. Mm-hmm. E lo sta facendo comunque per morire al posto tuo. Mm-hmm. Quindi wow, che è tanto 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 percettivo. Vede che nel momento in cui si stanno scontrando c'è Ida che sta per dare il colpo, si ferma per un secondo perché vede che l'altro tira fuori la lama all'ultimo secondo. Però una persona normale in realtà vede la cosa andare direttamente. E tagliando a metà il corpo di Umon. No, questa rimane a Ida perché sono le spoglie di Umon. Vedi che il corpo di Umon si rimpicciolisce un po' e ti sembra che stia cambiando forma. Ale. E c'è la volpe che vi aveva donato un pezzo della sua pelle, che ha preso il colpo al posto di Umon e si gira verso di te, Ida. Mentre sta perdendo sangue e sta... E non c'è Umon? No. E ti dice... Ti prego.
l'onore di Kakita è stato rispettato. Lasciate che Umon viva, almeno per me. Giusto, è la moglie. Ha già sofferto abbastanza e non voglio che soffra ancora. Questo lo vedono tutti o vedono ancora Umon che si accascia? No, lo vedono tutti. Beh, Matsu già lo sapeva. Ok, quanta gente c'è? A parte noi, solo amici e familiari, tipo i matrimoni privati? Sì, o... esatto. Ok. Io scrollo la spada. Kitsune ha appoggiato tipo dal sangue, così. La rimetto nel fodero, ovviamente. Mi inchino alla volpe, perché chiaramente sono inferiore. Come ho giurato a Kakita che avrei salvato il suo onore, allo stesso modo, non essendo io mosso da intento di vendetta, ma semplicemente dalla promessa fatta da un amico, vi prometto quello che mi chiedete. Chiedo a voi però un altro favore, visto che avete molto più potere di me, e mi scuso se sono impertinente da chiedervi un favore. Fate sì che Umon non incroci mai e poi mai il mio cammino. In nessuna condizione, anche dovesse salvare l'impero, perché se lo dovessi rivedere, allora la promessa fatta a Kakita sarebbe infranta. È tutto cominciato con una menzogna e finisce con una menzogna. Io mentirò a me stesso dicendo che Umon è morto. Potete accondiscendere a questa mia richiesta in cambio della sua vita? Giuro su mio padre che Umo non incrocerà mai più il vostro cammino. E sia. E allora l'onore di Kita è ristabilito. Iwao, è finito il duello? Non so neanche se è iniziato il duello. Non ho capito. Kitsune si avvicina alla volpe ferita. Tira fuori la pelle. La mette tipo sulle spalle. Lei mette una mano sulla... Lei è ferita mortalmente o è ferita? No, è ferita mortalmente. Mortalmente? Dove state andando? Forse farà freddo. Avrete bisogno di quello che mi è stato donato ed è stato utile. E se possibile la volpe si impegnerà per quello che può aiutare il fatto che Umon non incroci mai più i passi di Ida. E mentre sussurra Umon, la volpe si ritrasforma in una volpe e muore. E senza ulteriori epiloghi finisce la leggenda dei Cinque Anelli. Senza ulteriori epiloghi, perché è proprio previsto da Reflections. Mm-hmm. Che una volta finito il combattimento si spegne. Sì. Fine. Comunque Kitsune farà l'ambasciatore per gli unicorni. E porterà... Ah no, non sei morto, non ce l'ha il martello. Ah, ma se vuoi te lo regalo. Porterà il martello in Italia. Comunque anche la volpe è caduta vittima della maledizione degli Yogo. Immaginavo. Infatti immaginavo. Anche perché lei praticamente è morta quasi due volte, quindi... Sì, esatto. Immaginavo quando l'hai fatto trasformare, ho detto aia, morirà. Purtroppo la maledizione è... tocca a tutti, c'è un motivo se li tengono lontanissimi. E poi la volpe possibilmente userà tutti i suoi poteri per tenere veramente Umo lontano da Ida. Quello che avete ascoltato era la leggenda dei Cinque Anelli, special epilogue, second epilogue. Abbiamo giocato a Reflections, bellino. E se vi è piaciuto lo trovate appunto su DriveThruRPG, lo trovate anche linkato su fumblegdr.it. È un po' lunghetto però le regole. Sono ben 60 pagine con circa... Come 60 pagine? Sono 60 pagine 60. Le regole. Ah, non sono queste due pagine? No, sono 60 pagine. Ah, c'è altro di... La mia era una cosa ironica nel dire, certo. È difficile perché ci sono due schede. No, c'è un po' di flavor. No, esatto. Okay. Sì, sono 60 pagine scritte molto grandi. Sono scritte abbastanza... Sono 60 pagine, una 5 scritte abbastanza grandi,
E con un bel po' di esempi, esatto. Cose però il succo è questo. Sì, però sì. Il succo è questo. In più ci sono anche una ventina di pagine più o meno di ambientazioni assortite, tra cui bellissima questa commedia romantica, esatto. C'è ovviamente il Royal Mania wrestling. Giustamente. Ah, giusto, amica, parla il duello a parole. Eh sì, Perché io ti distruggerò. Certo, promo te contro promo. E anche il tuo maestro. Io sono già morto. Quello, cioè, lo scontro tra pistoleri, pirati, cioè, western, esatto, sì. E niente, lo trovate in PDF, compratelo perché secondo me ne vale veramente molto carino, la pena. Sì, molto. E è un gioco che potete giocare in due, quindi quando vi tirano tutti pacco siamo rimasti in due, non c'è problema. Cioè, teoricamente va giocato in due, poi c'ero anche io e quindi abbiamo... Poi secondo me è molto bello perché anche finalità così, se uno ha bisogno di allenarsi a parlare, a sostenere un dibattito, questo è veramente forte. Sì. Cioè si sente la tensione secondo me del dibattito. No, ma si è vista soprattutto tra le prime scene, cercavate molto attivamente di raggiungere in maniera subdola l'obiettivo. Nelle altre... In una avete entrambi fatto due colpi bassissimi per esatto. cercare di raggiungere il vostro obiettivo, e nelle ultime due avete scelto un obiettivo ma siete andati dove vi ha portato il gioco, metteva un cazzo perché dovevate aver ragione voi e il tuo obiettivo era ammetti di avere torto, no. di avere ragione, e alla fine avete giocato tutto senza odio, quindi praticamente tutte quelle scene non vi hanno quasi dato dadi, oppure anzi... No, perché l'odio... Vi hanno dato parecchi dadi e avete scelto voi di non usarli. Esatto, l'odio è quella cosa che scegli di usare o meno. Tu l'hai usato? No. Io ho accumulato odio... Non era del personaggio di Ida. Io ho accumulato odio come Umon, ma poi era la volpe che non voleva... Quindi non avrebbe mai usato la volpe. Ci In chiedete... un universo parallelo Ida sarebbe morto. Perché avete tirato di meno. Chiedete spoiler sulla prossima campagna. In realtà vi do degli spoiler sulle prossime puntate, perché ci sarà una sequela di campagna piccole... lunga, ci sarà tra un pochino. Ci saranno, non troppissimo, ma un pochino. Ci saranno un po' di one shot, two shot, three shot. Mm-hmm. La prossima, di settimana prossima, sarà con la nuova edizione di Cult. Yeah. E si intitolerà Ferguson Motel. Olè. 10 sconosciuti bloccati in un motel una notte di pioggia. Fighissimo. Conoscendoti sarà tipo a Los Angeles negli anni 40. Assolutamente sì, okay. Chiaro. Infatti io ero contento perché Hard Boiled come la Dahlia Nera. Farà parte di LA Noir, che è la nostra mini saga di roba noir. Poi dopo quella faremo un paio di piccole sessioni con alcuni giochi che ci avete regalato e che ci avete chiesto di giocare, tra cui, tra le varie cose, il primissimo da giocare sarà Incubus. Krotos. No, sarà Incubus, che è una specie di post-apocalittico con clan che si scontrano per il dominio delle risorse del mondo. Mad Max. Sì, Mad Max ma meno apocalittico, okay. Cioè le città non esistono... è solo deserto. No, esatto, le città esistono ancora, la società esiste ancora, però è un bel po' diversa da come la conosciamo adesso. Dopodiché in realtà ci sarà... Poi ci potrebbe essere un po' un one shot di Quinta. Sì, anche lì una o due, non lo so. Sì, uno o due, poi anche dipende, non decidiamo prima, potrebbero essere anche tre. E poi ci sarà lo specialone di Natale. E poi ci sarà lo specialone di Natale, che ancora non abbiamo idea di che cosa sarà. Ah. Quindi la butto lì per quella 1, 2, 3 di Quinta, per non fare sempre la Quinta. Sarà molto particolare, ci saranno tutte classi non ufficiali e sarà ambientazione Bloodborne. Quindi abbiamo un sacco di roba che bolle in pentola. E poi dal nuovo anno ci sarà una mini campagna di Coriolis. Giusto. Sci-fi, ho chiesto alla Weird, si legge Coriolis e non Coriolì come la forza di Coriolì, è proprio Coriolis. Quindi se l'editore italiano mi dice che si chiama Coriolis, io è Coriolis. Coriolis. Ci fidiamo assolutamente. Assolutamente. Dove Claudio giocherà? Beh, anche nello speciale di Bloodborne gioco. Sì, ma di solito masterizzo io e tu giochi,
Questa volta, come in Vampiri, giocheremo insieme. Giusto. Quindi mi tradirai. Mi stavo dimenticando di Vampiri. Quindi farai il traditore. Mi stavo dimenticando di Vampiri. Allora, due cose su Vampiri. C'è stata... Ah, la domanda. Giusto. C'è stata la lunga discussione su Vampiri. Che la puntata è finita. Adesso c'è il DM risponde. Se volete rimanere... Il DM risponde, ci avete chiesto cosa ne pensiamo di tutto quello che è successo con la nuova edizione di Vampiri, le copie date al macero, eccetera, 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 eccetera. Tutti i casini di sceni, eccetera, eccetera. Allora, da un lato la gente si deve un po' calmare perché comunque stiamo parlando di gioco che dovrebbe essere prima di tutto per divertirci. Capisco che alcuni argomenti possano toccare dei tasti ad alcune persone e di questo me ne dispiaccio. Un po' il problema è stato anche secondo me che la White Wolf si è tirata addosso la zappa sui piedi da sola. Senza dubbio. Perché volendo fare la scelta coraggiosa di voler essere più inclusivi, disponibili verso tutti, però si è tirata proprio gli occhi di tutti addosso, che sono andati a pescare tutti i minimi particolari. Certo. Alcuni a un livello da scie maniacale, esatto. Altri come quello del caso che poi ha portato a portare al macero i manuali, una via di mezzo. Diciamo che Claudio è molto sensibile sull'argomento e quindi forse un po' di parte perché lui aveva ordinato i manuali e c'ha tipo un ritardo di mesi e mesi apposta per questa cosa. Leggermente incazzato. Perché ti fanno il bundle. Io ho preordinato il bundle e lo vedrò dopo che tutti gli altri ci hanno già giocato. Sì. Però vabbè. Sì, no, secondo me hanno... Donate la parola, hanno abbozzato troppo in fretta. Ci sta a ritrattare su una cosa che pensi che per molti sia pesante, perché se lo sentono, giustamente tu non sei in quella situazione, non puoi sapere come si sentono gli altri. Mm-hmm. Però, primo, è un gioco di ruolo. E nei giochi di ruolo, anche tutti noi ci abbiamo giocato da ragazzini. Da ragazzini eravamo tutti caotici malvagi e facevamo le peggio stragi. Ma anche le peggio non da ragazzini, cose. Se pensi sì, alle esatto. nostre campagne di Vampiri... Diciamo che là si va più sul politico, ma io credo che la differenza tra un gioco di ruolo dove si dice che siano i vampiri a causare quelle tragedie non tolga in realtà la responsabilità agli umani che hanno causato quelle tragedie nella vita reale, perché sanno che nella vita reale, se c'è qualche vampiro che ci ascolta mi spiace, ma non esistete, quindi è un gioco di ruolo. E io chiuderò con il mio punto sul fatto che, come diceva un comico, non mi ricordo chi, diceva, tu hai diritto a incazzarti, a sentirti offeso per qualsiasi cosa, ma io ho il diritto di dire che non me ne fotte un cazzo. Scusate il francesismo. Perché ormai la gente si offende un po' troppo facilmente. Soprattutto sul fatto che è un gioco di ruolo. Non è una battuta presa male di qualcuno che dici, oh, potevi essere un po' più delicato. Certo. È un gioco di ruolo. Non solo, poi il discorso è ancora più sofisticato di com'è passato su internet, perché il punto non era i vampiri hanno fatto tutto e gli umani non hanno fatto niente. Leggendo la frase, quello che c'era scritto è i vampiri hanno dato il là per fare questa cosa, per togliere attenzione da quello che facevano loro. Però poi effettivamente alla fine non erano loro a fare le cose, erano comunque gli esseri che umani. Se non sbaglio anche nelle altre edizioni di Vampiri c'erano un sacco di situazioni nel mondo, solo che qua se la sono presa perché ha avuto più attenzione di quello che secondo me doveva avere. Non solo, è anche un fatto molto più vicino al vissuto di oggi piuttosto che per un giocatore di Vampiri del 96 l'olocausto, che per quanto fosse una roba terribile era comunque successo 50 anni prima. Certo. Questo è successo poco tempo fa, quindi è più sentito perché è temporalmente più vicino, sì, e certo. Ha causato dei... Però non vuole essere troppo delicati, è come dire se avessero detto, e probabilmente l'hanno detto, che ad esempio Hitler era stato controllato da un vampiro, non credo che la gente che legge il manuale va a pensare stanno togliendo responsabilità a una delle persone più malvagie della storia, perché lo sanno che non c'era nessun vampiro che controllava. Almeno spero che voi sappiate che non c'era nessun vampiro che esatto, questo è il punto successivo. Dovremmo saper distinguere la finzione dalla realtà, certo. E delle volte. Perché altrimenti gli incendi in California potrebbe essere qualche mago impazzito. Ma visto che i maghi non esistono. Come no, in Tremere i vampiri sono anche maghi. Vampiri e maghi. Colpa anche dei vampiri. Quindi adesso ancora altri 6 mesi di ritardo sui manuali. Può darsi, no? Il PDF però ce l'ho già. Io ho solo un'opinione relativamente alla casa editrice. Nel senso che La serie dei vampiri è una serie incardinata nella storia degli esseri umani, quindi necessariamente ti devi collegare agli eventi che avvengono, quindi non è che puoi tanto scappare.
la storia degli esseri umani è piena di merda e i vampiri si intrecciano con questa merda. La poi sfruttano anche. La sfruttano, no? Sono comunque, e questo non dobbiamo dimenticarlo, nell'ambientazione degli esseri abietti. Poi ce ne sono alcuni che sono meno abietti, altri sono molto abietti. Però ma tutta non la è meccanica che di base dei vampiri è quel limite dell'umanità. Esatto, esattamente. È il vampiro che provoca cose all'interno dell'umanità perché deve mantenere un determinato tipo di profilo. Ok, quello che a me ha lasciato perplesso di tutta la vicenda è stato il comportamento della casa editrice, cioè tu fai delle scelte coraggiose nel manuale, no? Quindi intrecci la storia dei vampiri con delle nefandezze fatte anche recenti e ti devi poi preparare, certo, a spiegare perché hai fatto quella scelta. Soprattutto in un mondo adesso con i social. Esatto, soprattutto in un mondo come quello di adesso dove, no, il politicamente corretto è diventato borderline al cagamento di cazzo perpetuo. Cioè, un conto è essere politicamente corretti e cercare di non offendere persone che possono essere sensibili all'offesa, un conto è rompere i coglioni su qualsiasi cosa. No? Questo confine adesso è sempre più labile, quindi a ragione o a torto, non faccio questa distinzione, se tu sei una casa editrice e fai una scelta in cui ti vai a incanalare in una cosa che colpisce una popolazione che è sensibile perché è stata oggetto di recente, non 40 anni fa, di discriminazione, devi anche saperle spiegare la scelta che hai fatto. Certo. E quindi convogliare il messaggio a tutti gli infervorati psicopatici che hanno fatto delle ricostruzioni assolutamente aberranti, perché quelli devono avere il loro nome, dovrebbero prendere delle pastiglie, secondo me, devi saper spiegare le scelte invece al giocatore sano, in modo che il giocatore sano non vada dietro a quella piccola nicchia di giocatori invece un po' troppo esagitati, che poi creano questi inghippi, perché alla fine chi ci ha perso, Claudio per esempio, che investe una cifra, no? Che non sono pochi soldi perché i manuali dei giochi di ruolo costano, e questo lo sappiamo tutti, e deve aspettare eoni per avere quello che lui ha già pagato solo ed esclusivamente perché ha montato un caso che obiettivamente poteva essere gestito. E io in questo vi ribadisco, sapendo pure che ci sono dei giocatori che secondo me sono un po' troppo infervorati, io ritengo che la responsabilità massima sia della casa editrice, perché non si è preparata, si sono trovati con le brache calate. Esatto. Quando potevano pensarci un po' prima. Esatto, cioè se vuoi cagare sul ciglio della strada devi almeno guardare a destra e a sinistra. Certo. Che non passino automobili, no? Cioè è il de minimis per non essere sgamato. Loro invece si sono fatti trovare con i pantaloni alle ginocchia sul raccordo anulare a Roma alle 6 del pomeriggio. Che è da principianti, perché il momento in cui fai una cosa contro, che sai che potrebbe essere controversa, perché quando lo scrivi lo sai che potrebbe essere controversa. Poi a vampiri è sempre stato, certo, controverso. È sempre stato però controverso. A quel punto preparati prima un po' su tutto. Esatto, hai una community che già comunque è molto più, no, ricettiva e responsiva rispetto ad altre, e lì proprio te la vai, certo, a cercare. Ecco, tutto qua, questa è la mia opinione, spero che... Tutto questo però per dire che il PDF nel frattempo, almeno quello mi è arrivato, del manuale base, quindi possiamo finire finalmente la famosa campagna di vampiri. Durante l'olocausto. No, ho parlato con Matteo. No, se c'è Matteo no. Ho parlato con Claudio. Si stava strozzando perché ha pensato Matteo in una campagna ambientata l'olocausto. Sì, sì, pericolosissimo. No. Ho parlato con Claudio, quindi so come volevano farla andare a finire e cambierò completamente i piani vecchia. E farò quello che volevo, okay, lo stesso io. Con Fukezuna o con Zlatan? No, io faccio il master, quindi non ci sarà né Fukezuna né Zlatan. Beh, Fukezuna ti ricordo che è diventato uno, Fukezuna era uno dei buoni. Dei saggi, giusto, di Golconda. Poi è diventato uno dei saggi di Golconda. Quindi sì. Era uno dei peggiori, ma era anche uno dei buoni. È vero. Era uno... Beh, Zlatan era uno dei meno sociopatici, ma era un figlio di puttana. Zlatan c'è ancora, secondo me, da qualche parte, il Tremere che si pente di non averlo ucciso quando aveva l'opportunità, ma per la curiosità l'ha lasciato andare. Però dato che nella nuova edizione di Vampiri i Tremere sono proprio al centro di una frattura epocale, mi sembra perfetto tirare in ballo di nuovo i nostri vampiri e chiudere. Come si chiama il vampiro? Quella. Come si chiama il Tremere? Al qualcosa, sicuramente. Sì. Alarico, no, quello era no. Warhammer. Vabbè, mentre andiamo a vedere su Heroforge come si chiamava il tuo vampiro, io do la buonanotte a tutti. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in diretta. Grazie a chi ci ha regalato manuali di giochi di ruolo recentemente. Yes. Chi ci ha regalato delle bottiglie di Lagavulin, che pure sono Madonna, state molto grazie. Apprezzate. Ciao Cinque Anelli! Ciao Cinque Anelli! È stato un grosso piacere! È stato bellissimo! Vi dico subito, prima o poi Rokugan torna per forza. Quindi questa te la lascio. Non so se torna la volpe.
mettiamola così. Torna Rokugan, ma non credo torni la volpe, perché il manuale del nuovo Cinque Anelli l'abbiamo e ho intenzione di usarlo. Ma se è ambientata dopo, io farò l'unicorno che ormai ha in parte tradizioni della volpe. Non c'è la volpe nel manuale del nuovo Cinque Anelli. Perché ormai è finita, si è fusa con l'unicorno, non esiste più. E... ha pisciato la mantide. Grazie a tutti quelli che sono venuti domenica scorsa a Immaginaria. Seguiteci, andate a comprare il bundle di Clotos, esatto, e Gattai su famogdr.it/shop, perché fino a domenica è in sconto a 23 euro invece che 29. Se avete già comprato i manuali, Black Friday è il codice da usare per avere il 20% di sconto su qualsiasi cosa nello shop, ad eccezione del bundle, che è già scontato del 20%. Mondo di Tenebra. Sì, lo so che si chiamava Mondo di Tenebra, grazie Roberto. No, era il... cosa, i werewolf però ci sono per primi, quindi non lo so. Ma se guardi una... Dante! Dante! Vedi, non c'era Al? Al Dante, come la pasta. Secondo me c'è nel cognome, cioè in tutto il nome completo ci sarà. Dovevi trovare la scheda. Aspetta, ci sono qua le miniature perché Claudio le ha fatte per tutti. Da Zlatan, Ikram, il conte... No, è Dante e basta. Penso Dante. Dante però poi avevi la doppia, tripla, quadrupla personalità che sì, dopo, e avevi sicuramente una da qualche parte. Cioè ha 2000 nomi. Esatto. E poi, però vedi, è il secondo PG che non si chiamava Al. Attenzione. Insieme a Fizik. No, e Fizik e il quello di della campagna, cos'era? Leggenda dei 5, sì, Dragon Age. Beh, anche la Leggenda dei 5. Dragon Age, Kitsune. Era lo Clear. Anche Kitsune. Sì. È vero, vedi, mi sto scorporando, quindi bravo, prossimi tutti. Bravo. No, non ricominciare. Dai, ci sentiamo settimana prossima. Buonanotte. Humble!